Fiati, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi, perché la vita è come un riso, qua lo vince o perde. Ora sta a te dare il meglio, il frutto di ciò che ha preso. La vittoria non ha prezzo e la sconfitta non ha peso. Se l'atteggiamento è corretto, metti tutto te stesso. Anche se ti hanno steso, ti rialzi con l'orgoglio illeso. Vedi il risultato di allenamenti estenuanti. Per il lottatore, serie di jet, dirette montanti. Per l'MC, semi scantinati, parcheggi e scenari desolati. Con metriche scottanti, sopra i palchi o sul ring. Se sei scontato, sei spazzato. Sconti a nessuno qua, ogni traguardo è meritato. Con sangue versato, sacrifici e fiato. Attendo piatti sul quadrato. Questo non è rap, è pugilato. Tai smoke, colpi secchi alla porpora mucca. Nei sobborghi di Bangkok, senza sponsor né TV. Asse in faccia stile croco, secca la ramonte. Chi non ha stoffa non ci crede, con noi a vita breve. Combatto finché ho fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale vinci o perdi. E combatto finché ho fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale vinci o perdi. Amici di Fighters Life, benvenuti ad una nuova puntata, più che puntata, una nuova serata, caro Massimiliano, giorno insolito, venerdì, sì. Tanto buonasera. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. Siamo qui all'Olympic Box Gym, ci hanno ospitato in questa grandissima serata il grande Giorgio Marinelli, e nel frattempo è arrivato anche un altro leggermente grande, si sta accomodando. Eccolo qua, così è già è pronto, lo potete vedere, anche perché guarda Massimiliano, sì, siamo spariti noi. Non è che è l'effetto, non è l'effetto, è proprio l'effetto Mirko Garbotti. Mirko, buonasera. Buonasera a voi. Allora, siamo pronti in questa serata targata Olympic Box Gym, come dicevamo. Un ringraziamento alla famiglia Marinelli perché ci ha voluto qui in questa serata, e un ringraziamento naturalmente a tutti voi che ci state seguendo. Mirko, prima volta da commentatore. Sì, sono un po' emozionato. Questa è la parte più bella del programma, che spesso, ecco, adesso sentiamo meglio, che spesso succede che sei più emozionato nel parlare davanti a una telecamera che magari a fare un match. Beh sì, quando sei tu il protagonista sul ring è un conto, quando che ti trovi a commentare un amico, in questo caso di Carlo Antonio, che per me è come un fratello, è tutt'altro. Beh, noi allora possiamo dire un po' di retroscena, li raccontiamo un po' al pubblico. Io e l'amico Mirko e Mirko Garbotti abbiamo un gruppo di noi tre dove noi ci massacriamo dalla mattina fino alla sera, o meglio, io e Mirko massacriamo. Bravo Massimiliano, io e Mirko massacriamo Mirko di Carlo Antonio, però ci divertiamo tantissimo. Sì, noi sì. Noi sì, lui non tanto. Però questo è anche il bello del pugilato e delle amicizie che si creano all'interno del mondo del pugilato, sì. Mirko. Sì. Sono amicizie diverse, io non mi potrò mai scordare che comunque quando ho iniziato a praticare pugilato, Mirko già combatteva, già aveva qualche 3-4 match, insomma, erano gli inizi. Io ero bambino, timido, e uscivo dalla palestra e aspettavo l'auto sulla casina che mi riportava a casa. Nel frattempo passava lui tutte le sere, monta, ti accompagno io. Guarda, questa me l'ha raccontata, ti dico la verità, questa sì. Me l'ha raccontata Mirko. E poi abitavamo a un chilometro, però io ero bambino, 11-12 anni, ero timido. Senti, Mirko, visto che questa sera sei ospite qui, ci fa enormemente piacere. E poi cosa c'è nell'aria? Io ti torno sempre a ripetere che vorrei vederti come pugile pro, anche se sei molto giovane, anche se ci sono tante situazioni che naturalmente speriamo di vederti magari con una medaglia olimpica un giorno. Guarda, a me basta che si combatte, va bene tutto, però come ogni atleta poi, però sì, ovvio, il professionismo è un sogno che comunque per adesso sta là, stiamo valutando un po' di cose, per adesso però ancora sono un pugile hobby e a breve ho degli impegni, insomma, penso per aprile, e staremo a vedere, mano a mano
come si evolverà step la situazione by step, però, naturalmente un passo alla volta. Io ti ci vedrei bene nel mondo del pro, caro sì, amico. Comunque è una cosa che mi stimola tanto, sia dal punto di vista pugilistico, sia dal punto di vista per ritrovare comunque emozioni nuove, insomma un po' di cose. E l'esperienza comunque dilettante, anche internazionale, un po' penso di averla fatta, e vediamo. Io naturalmente spero che prima arriviamo magari a qualcosa con la nazionale, importante, veramente importante, e poi dopo l'obiettivo non è solo partecipare, ecco, bravissimo. L'obiettivo è magari essere sul podio più alto e magari poi pensare a un step successivo della tua carriera, perché insomma credo che di qualche match l'hai fatto pure duro. E sei match totale, mi sembra. Cioè, guarda, vedevo sui social, perché poi siamo sempre attenti sui social, vedevo quella foto che hai pubblicato dove c'erano un po' tutte le canotte del titolo italiano, e una, se non erro, dovrebbe essere la cintura di Francia, le Cinture de France. 28, un torneo abbastanza prestigioso, c'erano presenti 28 nazioni, quali Kazakistan, Uzbekistan, insomma Russia, Inghilterra, Francia, e un bel torneo. Le Cinture de France, che poi tra l'altro, se non erro, racchiude anche, cioè porta alla ribalta anche tanti pugili che poi si proiettano alle Olimpiadi. Sì, certo, io ho fatto, in occasione proprio di quel torneo, ho fatto due match con Murad Aliyev, un pugile francese che comunque è campione d'Europa e medaglia olimpica, che è uscito con Clark, non so se vi ricordate, il pugile che si è messo a sedere sul ring e non voleva più scendere, è stato 20 minuti e nessuno si avvicinava. Le Cinture de France, che è stata vinta anche da, se non sbaglio, è stata vinta da Francesco Russo, ma le Petite Cinture, quella diciamo che perché è divisa in due categorie tra pugili, sì, in alcune categorie di peso dove c'è tanto assemblamento, e viene divisa in due categorie fino a un tot di match, e insomma in base agli score e tutto quanto. E quella più piccola, la Petite Cinture, è quella con il gruppo con meno match, diciamo, e poi c'è le cinture normali. Le Cinture, che è stata vinta anche da Ennio Zingaro, sì, è stata vinta anche da Sebastian Mendizabal non lo so sicuro, sì, Mastro Nunzio l'ha vinta, è anche Mastro Nunzio però Sebastian, sì, me lo ricordo, sì, che dovrebbe averla vinta anche Sebastian Mendizabal, quindi diciamo che noi speriamo che sia solo un punto di partenza quella foto che abbiamo visto, sì, per arrivare poi a grandi obiettivi. Invece torniamo sulla serata, caro Mirko e caro Massimiliano. Eccomi, sono tornato. Massimiliano è praticamente nullo. Sì, ho dei momenti in cui vedo si spegge proprio. Torniamo alla serata, invece saranno tanti match a OB. 9 match dilettanti e due match pro, dove vabbè, poi i due main event saranno Mirko Di Carlantonio e la campionessa italiana Maria Cecchi. Bravissimo Massimiliano, vedo che hai studiato oggi. Maria Cecchi che torna sul ring, mentre ugualmente Mirko Di Carlantonio. Mirko Di Carlantonio, l'ultima volta che lo abbiamo visto e lo abbiamo commentato, contro Simone Giorgetti. No, sì. Simone Giorgetti. Giovanni Giorgetti. Ovviamente apposta che hai in mente Simone. E un match difficile, un match molto scorbutico per Mirko Di Carlantonio. Beh, Giorgetti diciamo che è un pugile scorbutico per un po' tutti. Sì. Ha un pugilato tutto suo, sì. Molto, come si può dire, all'arrembaggio, ecco, porta tutti questi colpi un po' larghi. Che poi sono sempre dell'opinione che questi pugili sono sempre difficili da boxare. Sì, no, non li boxi, soprattutto Giorgetti, ecco, viene avanti con la testa, ti porta sti ganci un po' alla nuotatore, vogliamo dire. Però mi ricordo che Giorgetti fece un bel match contro Cristian Malvitano. Sì, fece un bel match, perché Cristian per me era cascato nel tranello di... Sì, di diciamo Giorgetti, che poi sono quei pugili scomodi che cercano anche di farti un po' saltare i nervi, no Mirko? Beh, i match si fanno in due. Se non riesci a trovare subito il punto del match, magari un po' di nervosismo, un po' perché non riesci a fare cose provate in palestra, c'è il rischio che sia nel pallone. E quello poi diventa anche pericoloso. Cioè sì. Perché se cadi, bravissimo, se cadi poi nella bagarre, stiamo facendo a cazzotti. E quindi c'è il rischio che poi il colpo fatale possa anche uscire.
rossa macchina da rosa. Rende che d'arancione. Non è rosa, non è. Non è. Non veniamo in macchina. Non veniamo in macchina. E detto questo, Massimiliano, tanti anche saranno gli AOB, quindi vedremo anche i ragazzi. Sì, vedremo uno school boys, uno junior e 7 elite questa sera, elite prima, elite seconda serie. E poi, come dicevamo, si arriverà ai due main event, alla serata legata al mondo del professionismo, dove risalirà sul ring Maria Cecchi e Mirko Di Carlantonio. Maria Cecchi, che se non erro, a breve dovrebbe anche disputare il titolo europeo. Sì. Il titolo europeo. Allora, sì, è bravissimo Massimiliano. Dopo aver conquistato il titolo italiano, eravamo alla serata al Pala Santoro, si proietta al titolo europeo. Esatto. Titolo importante, titolo prestigioso, lo ricordiamo sempre, per noi esistono tre titoli. Esatto, è assolutamente italiano, europeo e mondiale. E mondiale. A proposito di mondiale, a breve, brevissimo, avremo anche il nostro Low Wolf Michael Magnesi che tornerà sul ring per difendere questa cintura, Mirko. Sì, sono stato fortunato perché ho visto dal vivo la conquista del mondiale e la difesa con Kini Kamazi e con Bulana, mi sembra. Sì. E comunque Michael è un personaggio di spicco, il pugilato italiano, e speriamo, gli faccio il mio in bocca al lupo e speriamo che riesca a unificare tutte le cinte possibili e immaginabili. Bravissimo Mirko, è quello che continuiamo a ribadire. Più si crea attenzione sul movimento pugilistico italiano e più ne beneficia completamente, beneficiano tutti i ragazzi. Michael Wolf Magnesi sta a suon di vittorie, sta prepotentemente scalando le classifiche, speriamo di poterlo vedere nel tetto più alto del mondo, caro Massimiliano. E a breve tornerà anche sul ring Emiliano Mazzilli. Bravissimo, te lo stavo dicendo, tornerà sul ring per il titolo dell'Unione Europea anche Emiliano Mazzilli. L'abbiamo avuto qualche giorno fa proprio con noi su Fighter's Talk. Sì, bravissimo Massimiliano, l'abbiamo avuto ospite su Fighter's Talk insieme a altri due ragazzi, due ottimi prospect che sono Daniel Spada e Christian Gasparri. Anche loro si proiettano a un primo titolo. Ecco, no, pensavamo che partiva la serata, partire, no. Invece no. Sì, Daniel Spada che combatterà la sera di Emiliano Mazzilli. Mentre Christian Gasparri combatterà il 9 aprile alla serata, anche lui per il titolo mondiale youth, sempre IBO, nella serata di Michael Magnesi. E poi Massimiliano, veramente tantissimi eventi. Cercheremo di accompagnarvi perché sono veramente tanti gli eventi in cui saremo lì a fare quello che più ci piace fare, a cercare di intrattenervi raccontando dell'ottimo pugilato, perché veramente è un movimento in fermento. Sì, cresce sempre di più, vediamo palazzetti sempre più pieni nelle serate e si organizza molto molto di più, proprio perché, ecco, ritornando il pubblico, e noi diciamo è linfa vitale per il pugilato, pubblico, bigliettato e sponsor sono la linfa vitale per la box. Quindi ritornando un pochino il pubblico e qualche sponsor si riavvicina alle serate e cresce, il movimento sta ricrescendo, sta ritornando piano piano quello che merita essere. E intanto ringraziamo e salutiamo Cristian Malvitano, Michael Wolfo Magnesi che era proprio in diretta e tutti voi che siete collegati su Fighters Life. Che devo dire Massimiliano? Dico che semplicemente che il pugilato italiano sta tornando piano piano prepotentemente alla ribalta, ma non tanto a livello internazionale quanto a livello mediatico. Intanto ecco qua uno dei più grandi maestri che abbiamo, il pugno in testa. Uno dei più grandi maestri in altezza è un po'. Dicevamo le cinture l'ha vinto Ennio Zingaro. Sì. Zingaro è Mastro Nunzio, no? Il primo italiano che c'è cinture è Ennio Zingaro. Mendizabal pure, se non erro, l'ha vinto, mi sembra. Io mi ricordo, no. Io Mastro Nunzio e Zingaro. L'ha vinto Ennio Zingaro. L'ha vinto Scarta. Praticamente la Phoenix Gym si è portata a casa. Io
c'è, ma c'è. Non è. Francia mi sa che ha vinto il torneo, uno dei primi che l'ha vinto. Sì, sì, sì. 99% sì, ma è. Io mi ricordo così. Mi ricordo. Io mi ricordo che Tony ha detto così. Può essere tutto e può essere niente. Comunque perché è un torneo prestigioso. Però, però è un torneo prestigioso a prescindere. Uno dei grandi più dei tornei più importanti che c'è a livello hobby. Il, eh sì, sì, infatti dicevamo, noi dicevamo proprio che comunque ci sono tanti poi olimpionici che vanno a fare quel torneo e che si preparano e si proiettano poi alle Olimpiadi. Sì, che poi è un torneo che non è solo legato alla nazionale, può partecipare. Bravissimo, chiunque. Può partecipare chiunque. Sì, le Petit Dite e le Cinture normale. Francesco Russo vinse le Petit Cinture. Ricordo tutto, caro maestro, sembro rincoglionito, ma mi ricordo tutto. E vabbè, piano piano. Ma pure lui, pure lui. Dai, diciamo un po' a tutti. Ma il collegato a fine sono levato. Eh no, fa pure una gamba se impara. Ancora fai video per. Faccio ancora i video. Ma ancora i video. Per chi faccio i video. Maestro, siamo in diretta, devo dire la verità. No, no, per carità, noi. Un saluto al maestro. Saluto. E dicevamo, Massimiliano, a parte è bello interagire. I video. Sì, è bello interagire. No, ma sai qual è la cosa più bella? Che io continuo a ribadirlo, mi faccio, caro Mirko, un mazzo dal lunedì alla domenica e questo signore accanto a me fa i video che saltella, però che tutti saltella i video e tutti li guardano. Quando entri non è che ti dico ammazza bella trasmissione che hai fatto. Ah, Massimiliano, ammazza che video che fa. Bene o male, basta che se ne parla. Bravissimo. pure tu hai ragione, caro Mirko. E intanto siamo sempre in attesa dell'inizio di questa serata e dicevamo, Massimiliano, un pugilato che torna prepotentemente alla ribalta mediatica, la RAI inizia e rinizia a investire su serate pugilistiche. Sì, ultimo match, ultimi match che abbiamo visto alla RAI, la conquista di Rigoldi del bravissimo, titolo bravissimo, dell'Europea. Bravissimo. E poi speriamo che arrivino anche altre emittenti, altre televisioni importanti a far sì che poi. Ah, poi abbiamo naturalmente DAZN con l'Obi Sins. Voglio dire, credo ci siamo noi, okay, da non sottovalutare, da non sottovalutare. Però abbiamo piano piano, stiamo piano piano andando verso quella visibilità degli anni, sì, passati. Beh, questo è merito degli organizzatori e dei pugili che accettano match veri, organizzatori che organizzano match veri, quindi la gente ha anche il gusto, la voglia di andare a vedere match che sulla carta sono 1x2, non c'è mai quel match che dici me lo vado a vedere, sì, ma tanto già so chi è. Però devo dire, che mi incuriosisce tanto è che a livello mediatico farà sicuramente bene al pugilato Scardina De Carolis. Bravissimo, infatti bravissimo. Stavo arrivando quello, mi hai leggermente anticipato perché volevo dire che poi questi sono match che attirano le persone. A livello mediatico sicuramente farà avvicinare persone, appassionati, non appassionati, insomma tutti. Adesso penso. Però tu hai tirato fuori questo match, io devo chiederti come lo vedi questo match. Penso in televisione, se no faccio una scappata a Milano. Classico match 1x2, non saprei sinceramente su chi scommettere. Sono due amici, tutti, sia Giovanni che sia Scardina, non lo so, è difficile, è un match difficile perché... l'esperienza contro, sì, contro la giovane età, diciamo, ecco, il giovane leone contro il leone più maturo. Bravissimo. Però il leone bravissimo. Maturo conservato bene, sì. Sì, no, ma infatti io sono curioso per quello, perché secondo me Giovanni ancora può dare al pugilato, cioè, italiano, e Scardina è in trampolino di lancio, quindi si affrontano due ragazzi che sulla carta possono entrambi vincere. Certo. E nel frattempo è arrivato anche Elgato, Mirko Di Carlantonio. Sì, io poi credo, Alberto, non so se dico una baggianata, ma secondo me chi vincerà tra i due avrà qualche chance anche a livello europeo, credo.
Beh, lo penso anche io, sicuramente avrà qualche chance a livello europeo, ma credo. Io la farei vedere in telecamera, la punterei, la inquadrerei sulla telecamera. Credo che chi vincerà avrà non solo la vittoria per un match prestigioso, ma anche un grande ritorno mediatico. Sicuramente. Sì, assolutamente sì. E poi insomma vedremo a breve quello che sarà. Io spero che comunque sia, a prescindere, vinca il grande carrozzone mediatico che entrambi si portano. Ricordiamo Giovanni De Carolis, campione del mondo WBA, quindi mette sul piatto, poi campione italiano, campione, voglio dire, Giovanni ha vinto tutto se non quasi tutto, quindi mette sul piatto tanto, cioè nel senso che la sua immagine comunque è pesante per Daniele. Ora bisognerà vedere anche come reagisce psicologicamente Scardina per un match così difficile sulla carta. È un match che, come ripeto, secondo me i pronostici sono molto, molto incerti. E allora, innanzitutto diciamo una cosa, siamo in diretta su tutti i canali social Fighters Life. Come detto, ringraziamo la famiglia Marinelli. Il grande Giorgio penso che ha poca presentazione, Giorgio Marinelli, speriamo un giorno di ripoterlo vedere sul ring, anche per una chiusura, Mirko, anche per una chiusura di carriera che non ha mai effettivamente, certo, potuto fare. Purtroppo quando si smette per altri motivi, non per scelte personali, non perché mai si è stufato, rimane sempre quel dubbio che potevo fare, e penso che ogni mattina comunque è una cosa che t'assale. Guarda, io quando vedo Giorgio, sai che mi viene in mente? Era il periodo Marinelli, Bucetto, Petrucci. E quindi io li associo perché andavo a vedere Daniele e trovavo Marinelli. Andavo a vedere Giorgio e trovavo Daniele, quindi io li associo molto loro due come figure, come pugili romani, e poi insomma sono stati le punte di diamante della BBT in tempi indietro, e poi con i risultati hanno fatto veramente tanto, Massimiliano. Sì, assolutamente sì, Alberto. Ricordiamo che uno degli ultimi eventi che ha portato più pubblico è stato quello di... c'era un ritorno, è stato quello proprio di Daniele Petrucci contro, aiutatemi, contro Bundu, bravissimo, ogni tanto mi perdo pure io, contro Bundu, quindi fu uno degli, secondo me è stato forse l'ultimo evento con presenza, titolo europeo, sì, con presenza veramente imponente, un doppio match, mai stati, ci ha raccontato Daniele, mai stati dati tanti daspo, mai stati dati tanti daspo per un evento pugilistico su a Firenze, quindi è stato un match che poi ha segnato anche la carriera di Daniele, e nello stesso modo anche quella di Bundu, perché poi partì per l'America alla conquista. Però sono questi i match che fanno avvicinare appassionati ai ring, a bordo ring, a televisione, insomma. Sì, è quello che diciamo. Beh, sempre ci aveva raccontato quasi 10.000 persone, se non sì, è una folla oceanica, anche perché siamo abituati, insomma, Massimiliano, lo abbiamo visto, se non in casi sporadici, i palazzetti, poi a prescindere dalla problematica Covid e queste cose qui di attualità, però non è che difficilmente arrivano a superare le 1.000 persone, 1.000 persone, 1.000-2.000 persone, che sono tantissime, però non arriviamo mai a un numero più di 2.000 persone. No, forse l'ultimo match di Faraoni, ma non so se l'avevamo superate. Beh, bravo Massimiliano, bravissimo. Lì anche alla Dispoli una folla oceanica. Sì, una gran folla. Non arrivavamo sicuramente. Però devo dire che anche lì, ecco, forse quello è stato l'ultimo evento dove ho visto veramente tanta gente, e soprattutto ho visto le famiglie. Sì, bravissimo. Da tutta Italia, poi. Da tutta Italia. Diciamo che la particolarità
di Faraoni, che oltre a essere un ottimo fighter, un ottimo pugile, è anche molto social, Mirko. È quello che conta ai tempi di oggi. Bravissimo. Bravissimo. Quindi io mi ricordo che veniva gente da tutte le parti. Sì, io stavo lì a sentire, cioè, no, perché io vengo dalla Puglia, cioè io dalla Puglia manco in Puglia. E quindi purtroppo oggi non solo devi essere bravo a livello sportivo sul ring, ma devi essere anche bravo a venderti sui social. Tu come stai messo, Mirko, sui social? No, io poco. Anzi, la pagina Instagram l'ho aperta da poco, sarà un annetto e mezzo. Forse ero l'unico personaggio che non c'aveva solo Facebook. Che poi ci devi sapere anche. Sì, sì. Guarda, abbiamo avuto una discussione io e Massimiliano. Anzi, invito tutti a mettermi mi piace Garbotti. Mirko Scrocchia Garbotti su Instagram. Sì. Abbiamo avuto proprio una discussione io e Massimiliano su queste cose qui, perché poi alla fine o ti metti a fare quello che attira i ragazzi, che io non lo condivido, quindi violenza gratuita. Io sono passato per boro dalla situazione. Se no, non sto dicendo questo, sto dicendo che o ti metti in un certo contesto per poter attirare follower, oppure non riesci poi a fare quel salto di qualità a livello di numeri. Ecco, il senso è questo, Massimiliano. Sì, diciamo che il pugilato, come abbiamo detto, attira un pubblico di nicchia, non è un vasto pubblico quello che guarda purtroppo il pugilato. Guarda, sentivo un'intervista poco fa a un personaggio che neanche voglio citare perché sinceramente, però ha detto, secondo me ha centrato bene il punto, i social sono finzione. Ok, però sì. Spesso si scambia la finzione con la realtà. Cioè, sì, quello che sta lì davanti ai social che minaccia dalla fare veramente i numeri non sono quelli che ti seguono perché gli piace quello che fai, sono quelli che gli stai antipatico. Ma questo di più. Guarda che questo è un discorso che io mi ricordo, ho visto tanto tempo fa un'intervista di Mohamed Ali Cassius Clay, e diceva proprio questo. Lui iniziò a fare questo tipo di comunicazione perché lui è stato il primo in assoluto a fare un tipo di comunicazione molto spocchiosa, sì. Perché lui si rifaceva a un wrestler di tantissimi anni fa che praticamente era odiato dal pubblico, ed essendo odiato la gente lo andava a vedere per vederlo perdere, sì. E quindi questo riempiva praticamente i palazzetti. Certo, è vero. Perché la gente sperava di vedere. E lui si arricchiva su questo. E lui ha avuto la brillante idea di dire: se faccio un'informazione di un certo tipo, sicuramente avrò più pubblico che mi segue. Sì, sì, è vero, è vero. E così poi ai giorni d'oggi i social e vanno avanti per quello. Quindi io ti do, continuo a minacciare. Perché alla gente piace. Basta perché livello dopo, dai qualche schiaffo. Sì, ecco, bravo. Perché così la gente si guarda i video sperando che io prima o poi li reagisca. Io purtroppo però non li posso reagire, ragazzi. No, anche perché se mi reagisci finisce il gioco. Anche perché ricordiamo sempre che qua la baracca è Burattini, molto li porta io, avanti Alberto. Quindi detto questo, siamo in attesa di questa serata di venerdì. Inusuale, devo dire, venerdì trovarci a commentare il pugilato, caro Massimiliano. E abbiamo fatto anche di peggio, abbiamo fatto giovedì, venerdì, sabato, domenica. Sì, no, abbiamo toccato veramente tutti i giorni della settimana, anche se ci hanno programmato una data per, mi sembra, un martedì o un giovedì prossimamente. Sì. Perché è una notte bianca in una località e quindi faranno un grandissimo evento in quella notte bianca. Siamo pronti, Massimiliano? Eh sì, siamo pronti, Alberto. Vengono chiamati sul ring i primi due pugili, i primi due sfidanti all'angolo rosso per la SD Frontaloni, Fazzi Alessandro, contro di lui per la ASD Gladiators, Bianchi Matteo, categoria junior, 62 kg. Ed è quasi tutto pronto, caro Alberto. E intanto, Massimiliano, salutiamo anche il nostro Nicolas sul trespolo, pronto a regalarvi le emozioni del ring con la sua telecamera. La new entry, l'ultimo arrivato,
messo lì sul trespolo anche lui. Tanto ecco salire sul ring anche Bianchi Matteo. Ricordiamolo, Bianchi Matteo, ASD Gladiators, angolo blu. Fazzi Alessandro, ASD Frontaloni, angolo rosso. Tanti bugie questa sera portati dalla Frontaloni. E inizia il primo round. Fazzi leggermente più alto rispetto a Bianchi. Entrambi in guardia ortodossa, ovvero braccio e gamba sinistra avanti. Qui bravo Bianchi ad abbassarsi il gancio sinistro di Fazzi. Non deve colpire dietro la nuca. Tanto riprende il match. Prova Bianchi con i due jab ad avvicinarsi con il diretto destro. Poi la risposta subito di Fazzi. Prova il diretto destro Fazzi. Bravo qui Bianchi a fare un passo indietro. Poi i due jab ancora di Bianchi. Si lavora sulla corta distanza. Prova Bianchi con il gancio dalla corta distanza. Bene qui intanto Fazzi è entrato con un buon diretto destro. Prova Bianchi ancora con i due jab a chiudere un pochino la distanza. Fazzi più alto con le leve lunghe maggiori rispetto al suo avversario. Tocca subito con il sinistro sull'attacco di Fazzi. Bianchi non deve colpire con l'interno del guantone il pugile all'angolo rosso. Cambia anche guardia ora Fazzi, passando in guardia mancina per poi ritornare in guardia normale. Ancora con i colpi dritti Fazzi. Prova il gancio sinistro qui Bianchi, poi bravo a passare sotto il gancio sinistro del suo avversario. Ancora una volta in clinch, interviene l'arbitro per riportare la distanza tra i due. Va ancora avanti Bianchi, tocca con il sinistro, prova il gancio destro. Bene la risposta di Fazzi, subito in attacco, anche lui bene con i colpi dritti. Trova qui il bersaglio Fazzi, può provare il gancio destro in guardia mancina. Bene il gancio sinistro di Fazzi in uscita. E finisce il primo round tra Fazzi e Bianchi. Ringraziamo gli sponsor IST Security, Corte SRL, Bar Scaccia Simone. Primo round che ha rispettato un pochino le aspettative. Fazzi più alto, più un allungo maggiore rispetto a Bianchi, quindi cerca di boxare più una box più longilinea, stando più alto. Bianchi che come ogni occasione cerca di andare all'interno, di entrare nella guardia del suo avversario, spesso finendo anche in clinch. E è dovuto intervenire l'arbitro in più di qualche occasione per riportare la distanza per poter boxare. Era un pochino quello che mi aspettavo, avendo visto i due pugili, le caratteristiche fisiche un pochino dei due pugili. Vediamo se cambierà qualcosa nel secondo round o se continueranno su questa linea di box. Inizia il secondo round. Guardia mancina per poi tornare in guardia sinistra Fazzi. Prova a lavorare con il jab da lunga distanza, di nuovo in guardia mancina, parte bene l'attacco Bianchi. Bravo qui a mandare a vuoto i tre colpi dritti del suo avversario, prova a rientrare con il jab Bianchi. Bene il gancio destro di Bianchi. Bravo qui a passare sotto il gancio sinistro e poi a spostarsi sul diretto destro di Fazzi Bianchi. Bene qui il gancio sinistro di Fazzi. Bene ancora i due jab, poi il diretto destro, ancora Fazzi con i colpi dritti. Prova Bianchi qui in attacco con i due jab e il diretto destro, si legano in clinch ancora una volta i due, di nuovo l'arbitro a portare la distanza. Deve fare forse un passo indietro Bianchi, non avvicinarsi troppo, perché come si avvicina Fazzi lega e gli impedisce di andare di continuare l'azione. Bene il montante destro e il gancio sinistro di Fazzi, poi il lavoro ancora a due mani al corpo per Fazzi. Prova il gancio sinistro, il gancio destro ancora Fazzi, poi il clinch, questa volta di Bianchi, a fermare l'azione offensiva del suo avversario.
poco più di mezzo minuto alla fine di questo secondo round. Però con il jab ancora Bianchi, bravo qui Fazzi con il sinistro, poi ancora Bianchi riesce a portare verso l'angolo il suo avversario, lavora sulla corta distanza, bene ancora qui Fazzi, tocca con il braccio avanti, ancora 1-2 di Fazzi, il gancio sinistro ancora per il pugile della Frontaloni, tocca con il gancio, poi il diretto destro ancora per Fazzi, all'attacco ancora Bianchi, tocca bene con il diretto destro Bianchi e finisce qui il secondo round. Mirko, come hai visto queste prime due riprese? Beh, un match che comunque Fazzi prova a fare il suo pugilato, anche viste le doti fisiche, molto più alto, mentre il pugile all'angolo blu Bianchi cerca di accorciare le misure e lavorare con più colpi. Un match abbastanza equilibrato. Sì, concordo con te Mirko, hai detto bene, anche secondo me Fazzi cerca di fare il suo tipo di box molto più longilino rispetto a Bianchi, anche come dicevi tu per caratteristiche fisiche non può boxare da lontano Bianchi, deve cercare di accorciare, di entrare nella guardia del suo avversario e cercare di boxare da un pochino più vicino. Spesso secondo me sbaglia la distanza, si avvicina troppo, sì. Fazzi lega e gli impedisce, magari gli sforzi fatti per avvicinarsi li vanifica per quei 10 cm in più di vicinanza. Sì. Tanto bene Fazzi, ora lui ad andare all'attacco, tocca bene con il jab Bianchi, qui bene con il sinistro, bello il gancio sinistro qui di Fazzi. Tocca con il jab ancora Fazzi, bravo qui a spostarsi Bianchi sul destro, poi ancora una volta chiude un pochino troppo, si avvicina troppo, non deve spingere, deve fare attenzione anche alla destra Bianchi. Bene all'attacco qui Bianchi, prova il gancio destro, non trova il bersaglio, colpisce forse dietro la nuca, infatti viene fatto notare anche dall'arbitro. Bene all'attacco Bianchi, tocca con il jab. Tocca con il jab Fazzi, poi ancora Bianchi all'attacco. Qui questa volta è stato Bianchi a cercare di accorciare la distanza, bravo Fazzi a fare un passo indietro. Bene all'attacco Bianchi. Prova con il jab, abbassa un pochino troppo la testa Fazzi. Prova il gancio destro dalla corta distanza, poi vuole con il gancio sinistro Fazzi. Con l'attacco Bianchi, bene il diretto destro, qui ha rischiato un pochino Fazzi con le braccia, con le mani basse. Ancora corta distanza, tocca con il gancio destro, bravo qui Bianchi, buona azione per lui, è stato bene sotto il gancio destro di Fazzi, ha incrociato bene anche con il gancio destro lui. Qui ancora il clinch, cerca di avvicinarsi Bianchi e finisce qui l'incontro tra Fazzi Alessandro e Matteo Bianchi. Ringraziamo gli sponsor Eden della Gomosità, l'angolo dell'Arrosticino, Money Car, Dumas Pet. Guarda Massimiliano, sto organizzando una cosa che per la prima volta non è mai stato fatto da nessuno, quindi... Ecco fatto. Vedremo. Ricevuti. Angolo blu, Bianchi Matteo. E vince all'angolo blu Bianchi Matteo. Ora si preparano per salire sul ring Pier Gentili, Federico sempre per la SD Frontaloni all'angolo rosso, contro di lui e Marcoccia Dennis per la ASD Frosinone, categoria Elite 67 kg.
categoria Elite, peso 67 kg. All'angolo rosso, per la società AST Frontaloni, Pier Gentili Federico. All'angolo blu, per la società AST Frosinone, Marcoccia Dennis. Ed è tutto pronto per questo secondo match. Sì, Alberto, si attende l'arrivo sul ring di Marcoccia. No, scusate, di Pier Gentili. Categoria Elite seconda serie, combatteranno con il caschetto, quindi. Anche qui mi sembra di vedere due fisici completamente differenti, più longilineo Marcoccia rispetto a Pier Gentili, che sembra comunque essere dotato di una stazza fisica più prestante rispetto al suo avversario. E allora Massimiliano, giustamente mi fanno notare, tornerà sul ring anche Marvin De Mollari contro Santa Croce. E sabato 19 marzo alle ore 20. Importante che seguiate ovunque questo il pugilato e soprattutto questo bellissimo match. Sarà un match tra italiani sicuramente, sarà una guerra sicura. Si può vedere questo match sulla pagina Facebook dell'Associazione Pugilistica Udinese. Due pugili con le caratteristiche molto simili, sicuramente sarà una guerra. E beh, ci fa piacere, salutiamo Gianni Stroppolo che mi ha fatto notare e mi ha detto questa cosa e noi lo pubblicizziamo con vero piacere, perché per noi, continuiamo a ribadirlo Massimiliano, che più persone danno modo di vedere il pugilato più noi siamo contenti, quindi dove lo vedete, l'importante è seguire bravissimo, il pugilato. Bravissimo Massimiliano, bravissimo. Ho meritato il premio a fine serata. Il premio te lo dà Mirko Carbotti, no. Ti dà un bel premio a stampo, no, da, il vecchio stampo da 5 non, che si non, usava. Non vorrei, sai, a qualche match in programma, non vorrei che poi non può combattere a causa mia, insomma. Non lo vedi come Mirko? Per tentato omicidio, bravo. Lo vedi Mirko come lui è infido, perché lui minaccia sempre tutti, capito? Lui però minaccio in diretta. Sì. Non è minaccio di nascosto. Ma poi perché gli ho detto fai hype così, allora. Bravissimo. Ok. Poi la gente però dopo della le botte dopo della che devi. Ci sarà. Beh, dopo della tanti follower, Mirko, ci organizziamo. Vai, sì. Non troppo male. No? Non esagerare. Sul resto mio, sì, sì. Passo indietro, bravo, mi deve fare ancora bravo, più follower. Mamma mia, così sai che famo. Scoppiamo. Tanto è tutto pronto, i guanti, e forse poi i guanti, Alberto, perché io non ho ospitato divide, sì, io sì. Non ho ospitato nessuno e non voglio neanche fare le cose. Albert, vieni qua, sono cose che a me non mi ha lasciato. Queste sfide tra di voi non mi interessano proprio. Tanto è tutto pronto per questo secondo match, ricordiamo Pier Gentili Federico, angolo rosso, Marcoccia Dennis, angolo blu. Inizio, prima ripresa. E inizia il primo round. Lavora dal centro ring Marcoccia, ora è Pier Gentili a prendere il centro del ring. Entrambi i pugili cercano di boxare sulla lunga distanza in questo avvio di primo round. Prova l'1-2. Bene, qui il gancio inizia, ancora un buon destro, partito bene all'attacco. Pier Gentili. Ha scaricato subito una buona azione il pugile all'angolo rosso.
colpi a freddo così nelle prime riprese sono sempre devastanti. Poco graditi. Ora con i jab Marcoccia prova ancora il gancio sinistro di Argentini, molto rapido nel portare quel gancio. Prova il destro e il gancio sinistro ancora Piergentili, questa volta non trova bersaglio però. Ora con il jab Marcoccia. L'1-2 di Marcoccia a cercare di fermare l'azione di Piergentili che poi riparte subito all'attacco. Bravo qui a rispondere ai colpi del suo avversario Marcoccia. Ora il lavoro con il braccio avanti di Marcoccia. Prova con il jab Piergentili. Bene ancora il destro e il gancio. Qui non trova il bersaglio Piergentili. Bersaglio bene qui con il gancio sinistro. Ancora l'1-2 di Piergentili. Prova il montante sotto il pugile della Frontaloni. 1-2 ancora per Marcoccia. E sembra andare in difficoltà quando Piergentili decide di partire all'attacco. Sono due ancora per Marcoccia a cercare di non far partire Piergentili. Ora ancora con il braccio avanti. Bello il gancio destro qui. Poi ancora con il gancio sinistro. Tocca ancora bene con il destro Piergentili. Bene il gancio sinistro ancora. Deve alzare le mani Marcoccia. Deve tenere le mani più alte. Soprattutto quando cerca di uscire dagli attacchi di Piergentili. Ora prova a toccare con il braccio avanti Marcoccia. Finisce il primo round. Erano partiti entrambi i pugili cercando di boxare sulla lunga distanza, poi appena avuto l'occasione Piergentili ha portato il gancio sinistro che è andato a bersaglio, ha visto che ha sorpreso un pochino il suo avversario, che ha sorpreso a Marcoccia, è partito alla carica e portando una buona combinazione, una buona serie che ha portato poi al conteggio di Marcoccia. Poi lo abbiamo rivisto in un altro paio di occasioni fare due belle sfuriate a Piergentili. Secondo me poteva fare un qualcosa, cioè si è fermato, ha fatto un po' di sfuriate, poi l'ho visto tipo come se si fosse fermato. Guarda, Marcoccia, sì, io credo anch'io, Alberto. Ecco, bravissimo. Credo anch'io che sia bravissimo. La scelta più giusta. E anche perché, come dicevi appunto, secondo me Piergentili, non dico che era graziato, però diciamo che ha risparmiato parecchio. Sì, anche secondo me. Vabbè, ma è anche come giusto, assolutamente. Mirko, quando un applauso ai maestri dell'angolo buco che comunque hanno tutelato, e non è cosa da tutti. Assolutamente, secondo me le guerre, le battaglie vanno fatte ad armi pari. Se certo. Qui vale la pena rischiare se è un titolo, una finale, una cosa, certo. Conto, un match ordinario non serve a nulla. Solo punizioni per i ragazzi. Quindi, detto bene tu, un plauso ai maestri della Frontaloni Box e della Frosinone Box, scusate, e per aver interrotto il match per sospensione cautelare, ricordiamo così. Per sospensione cautelare vince all'angolo rosso gli argentini Federico. Oltre a tutelare il proprio pugile, poi comunque si evitano tante rogne quando sì, si subisce poi un KO. Soprattutto poi le visite, comunque un dispendio anche economico non indifferente. Esatto, quindi secondo me hanno fatto benissimo. Il tempo che devi stare fermo, comunque devi rispendere i soldi per le visite. Anche a livello, penso, psicologico, subire un non è, mai non è mai piacevole, quindi complimenti alla Frosinone Box per aver preso la decisione secondo me più giusta
e un complimenti anche ovviamente a Pier Gentili per il match. Quindi caro Alberto, ci proiettiamo così subito per il terzo match all'angolo rosso, sempre per la Frontaloni salirà Bonifazi. Giuseppe, non è vero, ho detto una bugia? Belli Adriano contro di lui Ciambotti, che non è Carbotti, è Ciambotti Patrick, cugino. Perché ridi? Tu devi capire quello che io provo sempre senza di me. Per la società AST Phoenix, Ciambotti Patrick. Si sale quindi anche di esperienza sul ring, due elite. Prima serie combatteranno senza caschetto, quindi ripetiamo: all'angolo rosso per la Frontaloni Pelli Adriano, all'angolo blu per la Phoenix Ciambotti. Questo è anche un bel match, conosco tutti e due ragazzi pugilisticamente. Caratteristiche fisiche molto simili. Sì. Credo che assisteremo ad una battaglia sul ring. Mirko, ultimamente stiamo vedendo tanti match A o B che veramente appassionano tanto chi li guarda. Match belli, match abbiamo. Io continuo a ribadire che per me Alciati. Non mi ricordo. Capitani, bravissimo, è stato un meccione. Guarda, io conosco Capitani, come tutti sanno, quasi tutti. Io mi sono allenato tanti anni alla Siricella. E quando mi allenavo là, Capitani aveva forse 8-9 anni, così era proprio bambino, veniva, zompettava, il soprannome Bruscolino avevamo da, appunto, perché stava sempre in mezzo. E poi ho visto crescere pugilisticamente e sia fisicamente, sono proprio contento e sta facendo abbastanza bene e gli auguro il meglio. E anche Alciati pugilisticamente è un grande pugile e sono in via di crescere tutti e due. Sì, assolutamente, noi li abbiamo visti uno contro l'altro, hanno fatto un match. Valeva il prezzo del biglietto. Sì, un match da due nazionali proprio. Sì. Tanto inizia il primo round, ricordiamo, Ciambotti, angolo blu, Pelli, angolo rosso. Tocca subito con il gancio sinistro Pelli sull'attacco di Ciambotti. Tocca con il jab in attacco Ciambotti. All'attacco il pugile della Phoenix, poi tocca con il gancio sinistro Pelli sul destro di Ciambotti. Tiene bene qui con il gancio destro Ciambotti. Ora con il braccio avanti Pelli a dar fastidio. Prova il diretto destro ancora Ciambotti in attacco. Allora sulla corta distanza, bene il diretto destro di Ciambotti, non deve colpire dietro la nuca però. Prova ad attaccare Ciambotti con il destro e poi il braccio avanti. Prova a toccare con il jab al corpo Ciambotti, poi il gancio sinistro ancora. Prova il montante sinistro qui Pelli, arriva un buon gancio sinistro per Ciambotti. Lavora sulla corta distanza, bravo qui Pelli a togliersi dall'angolo. Bene, qui con il montante sinistro al volto di Pelli, bravo. Prende a muoversi sulle gambe Pelli.
Tocca ancora con il gancio sinistro Belli, poi la risposta di Ciambotti. Bravo Ciambotti a togliersi da lì, poi il destro e il gancio sinistro ancora di Ciambotti e di Belli, si era chiuso bene Ciambotti in guardia. E finisce il primo round. Bel match, prima ripresa volata, bello Massimo. Taglio. E bel match, stanno tirando fuori un bel match Ciambotti e Pelli. Buoni secondi. Tanto è tutto pronto per iniziare la seconda ripresa. Viene pulito il ring, forse un po' d'acqua sul tappeto. Inizio, seconda ripresa. Inizia il secondo round. Ricordiamo, angolo blu Ciambotti, angolo rosso Pelli. Prova a toccare con il jab, ancora prima Ciambotti, poi lo stesso braccio per Pelli. Vuoto con il gancio sinistro Ciambotti, bravo Pelli qui a togliersi dalla traiettoria del colpo. Bene, qui due jab per pensare con il destro Pelli. Parte all'attacco Ciambotti, prova il diretto destro ancora Pelli. Bel gancio sinistro qui di Ciambotti, poi la risposta di Pelli. Prova con il montante sinistro al corpo, poi il diretto destro ancora Pelli. Il diretto destro di Ciambotti. Bravo Pelli qui a togliersi dalle corde. Bene qui, bella azione di Pelli, era uscito bene dalle corde con un buon perno, ha preso bene la schiena. Cambia guardia Ciambotti passando in guardia destra, in guardia mancina. Ritorna di nuovo in guardia normale, 1-2 ancora di Pelli. Sta faticando un po' Ciambotti in questa seconda ripresa. Pelli è bravo a mantenere la sua distanza, molto mobile con le gambe. Sì. Bravo qui a togliersi ancora una volta Pelli dall'angolo. Buono il movimento sulla sua sinistra. Bravo qui a togliersi sul sinistro di Ciambotti, Pelli, poi interviene l'arbitro per riportare la distanza per boxare. Bravo ancora qui Pelli a togliersi dall'angolo, dalle corde, scusate. Gancio sinistro Pelli e finisce il secondo round. Buon match fino a questo punto per Pelli e Ciambotti. Ciambotti che secondo me forse si limita troppo al colpo singolo, all'1-2 massimo. Non chiude mai con il terzo colpo, complice anche comunque un bravissimo Pelli a togliersi sempre dalle traiettorie dei colpi di Ciambotti. Però secondo me deve dare più continuità alle azioni, soprattutto quando cerca di accorciare un pochino la distanza Ciambotti. Se trovi uno che è molto bravo e molto mobile sulle gambe, tu gli porti soltanto uno o due colpi,
difficilmente riesci a metterlo in difficoltà. Si continua a boxare sulla lunga distanza. Entra con il destro ancora, poi bella l'azione qui di Pelli con i colpi dritti, ancora con il jab Pelli. Bel destro qui di Giambotti, però anche qui ha portato il destro e si è fermato, come dicevi prima, solo col colpo singolo. Sì, tocca ancora con il jab Giambotti. E gli viene detto anche dall'arbitro portare qualche colpo più, intanto anche il, con il braccio avanti, con il gancio sinistro qui va bene a bersaglio Pelli. Sono due ancora di Pelli in attacco, ancora bene poi con il jab, riprova ancora con il jab Pelli, non trova il bersaglio con il destro e il montante, il pugile della Frontaloni. Tocca bene qui e Pelli con il sinistro in uscita. Muove bene sul tronco ora Giambotti, cerca di avvicinarsi un pochino di più al suo avversario, poi gli lascia tanto spazio, tanto margine di uscita a Pelli che se lo prende tutto. Tocca con il jab ancora Giambotti, qui bene con il destro Pelli. Bravo qui ad incrociare Giambotti, prova ancora con il gancio sinistro, poi prova il diretto destro, ancora una volta sempre con i colpi singoli, ne approfitta poi Pelli, prende il primo colpo ma risponde sempre con due o tre colpi poi Pelli. Qui prova ancora a uscire dalle corde il pugile della Frontaloni, poi il gancio sinistro di Giambotti. Bene, qui lo tocca con il jab Giambotti, la risposta di Pelli a due mani. Prova ad uscire Pelli e finisce il match, gran bel match quello tra Pelli e Giambotti. Bel match quello tra Giambotti e Pelli. Vince tutti, angolo rosso. E ci sta, vince all'angolo rosso Pelli per la Frontaloni, Pelli Adriano. Gran bel match quello di Pelli che è riuscito a tenere a bada un ottimo Giambotti. Pelli che ha sempre cercato di mantenere la lunga distanza, tenendo a lunga distanza il suo avversario. Secondo me un pochino Giambotti, soprattutto poi quando riusciva ad accorciare, a fare la sua azione, si fermava sempre un colpo prima, sempre un colpo prima. Anche dall'angolo gli hanno chiesto più colpi, si fermava un colpo prima anziché un colpo dopo. Quando arrivi lì devi cercare di mettere un pochino più colpi. All'angolo rosso per la società AST di Termese, Zerbini Stefano. All'angolo blu per la società AST Phoenix, Gallo Andrea. Sul ring due ragazzini Alberto, due giovanissimi, due schoolboys, combatteranno sulla distanza di 3 round da 1 minuto e mezzo. Bello. Sì. ...13-14 anni. È bello vedere ragazzi comunque così giovani
approcciarsi al pugilato anziché magari ad altri sport come può essere il pallone o così via. È sempre, a me piace, fa piacere vedere 13enni, 14enni sul ring, anche perché poi, ecco, diciamo, quando inizi a questa età, se non molli prima, comunque puoi costruirti un buon futuro, un bel futuro. Comunque sei avvantaggiato. Sì, assolutamente. Poi è bello anche a vedere, comunque, anche la gente, comunque vedere che non è uno sport violento. Sì. No. Secondo me aiuta e forma anche a carattere personale, sì, ragazzo. Sì, assolutamente d'accordo con te. Tanto inizia il primo round, ricordiamo, angolo rosso Zerbini, angolo blu Gallo. Rabbi in guardia ortodossa, prova subito 1-2 Gallo. Incrocia bene il destro. Ma se il buongiorno si vede dal mattino. Infatti ti stavo dicendo, Massimiliano. Guarda, io stavo dicendo prima che iniziava, che tante volte vedi schoolboys sul ring che fanno dei match, a volte è meglio anche di pugili elite, sono partiti subito benissimo. Deve fare un pochino attenzione alla testa Gallo. 1-2 subito di Zerbini. Un'azione qui per Gallo, poi bene Zerbini, il gancio destro e il gancio sinistro. Bravo qui Gallo e Zerbini, scusate. Prova il destro, il montante sinistro Zerbini, deve fare attenzione Gallo con la spalla. E finisce il primo round. Allora Alberto, devo dirti, ho visto colpi incrociati, ho visto schivate, ho visto ragazzi muoversi velocemente sul tronco e rientrare con i colpi, muoversi sulle gambe. Ragazzi di 13-14 anni che sanno fare il pugilato proprio, Alberto. Beh, significa che gli angoli lavorano bene. Assolutamente, colpi lineari, non ho visto sbracciate. Creare le azioni, girare i colpi. Poi hanno fatto una prima ripresa sia Zerbini che Gallo. Complimenti. Sono d'accordo con te, pienamente d'accordo con te. È difficile per i ragazzini di 13 anni che si incrociano i colpi, si mettono lì, prendono il tempo e incrociano, cioè hanno paura i grandi a incrociarsi. Belli, belli, belli. Seconda ripresa. Inizia il secondo round. Non trova il bersaglio col gancio destro Gallo, poi risponde Zerbini con il sinistro e il destro, un po' la bici del pugilato che poi funziona sempre. Qui bene con il diretto destro in avanti Zerbini. Due jab e poi il destro di Gallo che non trovano però bersaglio, qui ancora bene con il destro Zerbini, gancio sinistro e destro poi per Zerbini ancora. Deve tenere la testa alta però il pugile all'angolo rosso. Però ancora 1-2 Zerbini. Bene con il gancio destro, bel diretto destro qui di Gallo. Poi bello il gancio sinistro di Zerbini, ancora entrambi con il braccio avanti ad incrociarsi.
sinistro destro ancora Gallo. Il jab di Gallo, la risposta con uno di Zerbini, dopo ancora con il sinistro Zerbini. Gli ha incrociato un destro qui Zerbini, bellissimo. E finisce anche il secondo round. Oltre le caratteristiche che dicevi prima, ho notato anche che ascoltano entrambi benissimo l'angolo. Sì, bravissimo, bravo. Ascoltano anche l'angolo, che non è poi, non è da tutti, non è facile stare lì sopra, essere concentrati al match, sentire l'angolo e rifare. C'è qualche cazzotto. Rifare quello che ti dice l'angolo, oltretutto mentre prendi i cazzotti poi. Siamo arrivati alla terza ed ultima ripresa. Jeb Gallo prova con il braccio avanti Zerbini ad incrociare sul sinistro di Gallo. Sinistro destro ancora di Gallo, poi bene qui Zerbini con il braccio avanti ancora sulla corta distanza, levano in clinch i due. Qui prima uno poi l'altro. Prova ad incrociare subito con il gancio sinistro, bel destro qui di Zerbini. All'incrocio col destro Zerbini naturale. Gli viene naturale proprio. Tocca con il jab qui Gallo sull'attacco di Zerbini, 10 secondi alla fine, bravo ancora Gallo con il braccio avanti a non farsi trovare da Zerbini. Bene l'attacco Gallo, poi la risposta subito di Zerbini e finisce l'incontro. Incontro secondo me da standing ovation, standing ovation come si dice Alberto. Complimenti, complimenti a Gallo e complimenti a Zerbini. Ed è giusto così, ed è giusto così. Match fantastico, bellissimo, hanno espresso un pugilato spettacolare. Sono d'accordo, sono rimasto senza parole perché mi sono gustato questo incontro dalla prima all'ultima ripresa. Sì, sono stati secondo me bravissimi, hanno espresso il pugilato, hanno fatto il pugilato sul ring e devo complimentarmi sia con la Phoenix che con la SD Viterbese che hanno fatto un lavoro eccezionale su questi due ragazzi. Verdetto di parità secondo me giustissimo, ci stava, perché la vittoria a uno o all'altro avrebbe sicuramente come si può dire, creato scontenti. Bravissimo. E siamo arrivati al quinto match di serata, ricordiamo saranno 9 i match A o B e qui all'Olympic Box Gym all'angolo rosso per la SD Frontaloni Gulli Matteo, contro di lui per la SD Gladiators Arago Sarago.
ammazza. O andiamo piano, tranquillo, vabbè. Vengono chiamati al centro del ring, all'angolo rosso Gulli Matteo, all'angolo blu Arago Angelo. E inizia il primo round, subito all'attacco Arago con i due jab, qui bravo Gulli con il gancio sinistro a cercare di interrompere subito l'azione offensiva del suo avversario. Bene con il diretto destro in attacco Arago, prova ancora il destro in avanti Arago. Risponde bene qui Gulli con il gancio sinistro e il gancio destro. Ora in attacco è Gulli a cercare di portare verso l'angolo il suo avversario. Tocca con il jab Gulli, a vuoto per il suo gancio destro. Bravo Arago a fare un passo indietro. Tocca con il destro Arago, poi la risposta con il sinistro destro di Gulli. Gulli allungo sicuramente più elevato, un allungo maggiore quello di Gulli rispetto al suo avversario. Ora lavoro con il braccio avanti di Gulli. Abbastanza composto anche lui. Sì. Qui bravo Arago a chiudersi molto bene in guardia, a far finire i colpi del suo avversario sui contorni. In attacco Gulli, Arago, bravo qui Gulli a togliersi dalla corta distanza. Ora con il jab Gulli. Prova l'1-2 ancora il pugile all'angolo rosso, il pugile della Frontaloni. Devi tenere la testa alta Arago. Prova qui Gulli a rispondere ai colpi del suo avversario. Bene qui il gancio sinistro di Arago in attacco, poi la risposta di Gulli a due mani, a volte il gancio sinistro di Arago. Qui ha fatto tutto bene Gulli, stava anche per rientrare, non ha messo il colpo però. Bravo qui Gulli, ottimo il tempismo. Il gancio sinistro. Prova il diretto destro ancora Arago. E finisce il primo round tra Gulli Matteo e Arago Angelo. Arago che l'ho visto in più di un'occasione partire da lontano con il diretto destro, quindi con il colpo dietro. Non sempre è la miglior soluzione, perché diciamo partire con il colpo lontano, il colpo dietro, da lontano, soprattutto su un pugile che è più alto di te, ti ha preso il tempo sulla distanza, non sempre riesce ad andare a bersaglio. Infatti gli ha preso bene il tempo Gulli in più di un'occasione, anche poi cercando di incrociare bene con il... con il braccio avanti sugli attacchi di Arago. Buon primo round comunque per entrambi, molto più composto Arago in questa prima ripresa, guardia molto, molto longilineo, molto alto, rimane sempre bello dritto con la schiena, lontano dai colpi del suo avversario. Gulli, scusate, no Arago. Inizio, seconda ripresa. Avevo invertito un attimo gli angoli, sì, mi era invertito il cervelletto un attimo. Tocca con il jab Gulli. Bene qui il gancio sinistro di Arago. Oh.
Qui tocca ancora con il gancio sinistro arabo, poi poi il gancio destro, ancora lavora a due mani, poi bene qui la risposta di Gulli sulla corta distanza, bravo ancora ad uscire Gulli con un buon movimento sulle gambe, un buon perno per lui. Ah, ok, con il diretto destro Gulli sull'attacco di arabo. Non deve colpire con la parte interna Gulli, con la parte interna del guantone. Bene ancora il gancio sinistro in uscita per Bene, qui tocca bene con il destro Arago. Ancora in attacco Arago. Che secondo me sbaglia l'approccio nell'attaccare Arago, attacca sempre dritto per dritto. Non prova mai a muoversi sul tronco, a cercare magari di schivare qualche colpo del suo avversario per poi rientrare. Parte dritto per dritto alla carica, lo ha capito secondo me Gulli. Bravo qui Gulli ad andare da sinistra verso destra facendo perdere tracce di sé ad Arago. Ora il lavoro con il braccio avanti di Gulli sulla lunga distanza. Bene il destro qui di Arago. Prova il destro e il gancio sinistro ancora Arago, bravo Gulli ancora una volta con il movimento sulle gambe a ritornare verso il centro del ring e togliersi dalle corde. Prova ancora a farsi indietro qui Gulli a mandare un po' del gancio destro di Arago. Prova ancora il diretto destro da lontano Arago, ancora una volta non trova il bersaglio, il pugile della Gladiators. Siamo arrivati al terzo ed ultimo round, bel gancio sinistro qui da parte di Arago. Prova ancora il gancio destro Arago, poi il destro di Gulli. Tocca con il jab Gulli, prova i due sinistri Arago, poi il gancio sinistro ancora di Arago che non trova però bersaglio. Bene qui il destro di Gulli sull'attacco di Arago. L'aggancio sinistro Gulli parato bene da Arago, poi non trova però il bersaglio del diretto destro. Trova ancora il destro Arago, poi due colpi dritti da parte di Gulli. Croce,
Lancio sinistro, poi gira bene Uli, bene montante di destro doppiato, il secondo almeno è andato bene a bersaglio, va a toccare con il braccio avanti ancora Gulli, lavora con i montanti al corpo Arago, poi ancora Gulli a riprendere la lunga distanza. Oh, al gancio sinistro il diretto destro Gulli, bene ancora con il diretto destro, poi si leva dalla traiettoria dei colpi di Arago Gulli, non trova bersaglio con il gancio destro Arago, tocca bene con il jab Gulli sull'attacco di Arago, ancora una volta molto bravo qui a prendere il tempo. Bene, qui ancora con il gancio sinistro andando indietro Gulli sull'attacco del suo avversario, prova il diretto destro ancora Gulli, entra un buon gancio sinistro qui per Arago, 10 secondi alla fine del match, bene ancora qui Arago e Gulli, scusate, e finisce il terzo ed ultimo round, finisce qui l'incontro tra Gulli Matteo ed Arago Angelo. E vince i punti l'angolo rosso per la Frontaloni e Matteo Gulli. Complimenti ad entrambi i ragazzi per aver dato comunque vita ad un bel match, un match molto, molto combattuto soprattutto da parte di Arago che cercava molto lo scontro sulla corta distanza. Gulli complice comunque anche qualche centimetro in più, ha sempre boxato sulla lunga, nella terza ripresa ha accettato un pochino di più lo scambio, è uscito fuori anche di più Arago infatti nella terza, ma vittoria secondo me meritata da parte del pugile della Frontaloni. Per il sesto match sul ring all'angolo rosso per la ASD Frontaloni, Lupi Di Marco contro di lui per la ASD Frosinone Passeri Matteo, categoria Elite 55 kg. E intanto match dopo match ci avviciniamo alla serata pro. Una cosa Massimiliano, ricordiamo che a brevissimo saremo in collegamento con il 402 del digitale terrestre e non 8.14. Ok, quindi non saremo. Non saremo su Sky 8.14, ma saremo sul digitale terrestre 402. Il nuovo canale MS Sport, nuovo della famiglia MS Channel. Digitale nazionale, canale nazionale. A canale nazionale. È tutto pronto per il primo round, Lupi di angolo rosso e Passeri angolo blu. Guardia mancina per Passeri, guardia ortodossa per Lupidi. Prova il diretto sinistro Passeri in attacco, poi bene Lupidi l'1-2. Guardia mancina ora anche per Lupidi. Bravo qui Lupidi a muoversi sul jab di Passeri.
Bene, Lupidi qui ad andare a bersaglio. Bene ancora con il montante destro Lupidi. Nuovo entrambi in guardia mancina, bene all'attacco Passeri. Anche qui parecchio divario fisico. Sì, anche qui Lupidi molto più alto rispetto a Passeri. Quasi tutti i match abbiamo trovato un alto e un basso. Prova l'aggancio destro Passeri, poi il diretto sinistro. Non trova per qui, sì, invece non trova per sé la prima volta, bene la seconda e la terza. Bene il gancio sinistro di Lupidi. Non deve tenere il braccio teso avanti Lupidi. Cerca di avvicinarsi muovendosi anche sul tronco Passeri. Risposta subito di Lupidi, poi l'aggancio sinistro, forse deve fare attenzione un po' in al gomito qui Passeri. Prova il diretto sinistro Lupidi. Bene il diretto destro di Lupidi, ha provato Passeri prima, scusate. Bene il gancio sinistro ancora di Lupidi. Prova ad andare avanti Passeri con il jab. Prova a togliersi da lì Lupidi. Poteva rientrare sicuramente questa azione il pugile della fronte. Bella azione di Lupidi sull'attacco del suo avversario. Finisce il primo round. Stiamo vedendo molti, come diciamo, uno un pochino più basso, quindi stiamo vedendo molto molti match, la classica battaglia. Inizia il secondo round. Prova l'1-2 subito Lupidi, si chiude bene in guardia Passeri. Prova il gancio sinistro Passeri, non trova bersaglio, ancora l'1-2 di Passeri, si chiude bene Lupidi. Va a incrociare il sinistro Passeri. Lavora sulla corta distanza, ora prova a toccare con il jab, era passato per un attimo in guardia mancina anche Lupidi per poi ritornare in guardia normale. Bravo qui a provare con il montante destro il sinistro. Gancio destro Passeri, poi il sinistro ancora di Passeri. Colpi singoli quelli di Lupidi, colpi troppo isolati. Poi il gancio sinistro di Passeri, va a toccare con il jab, non trova il bersaglio ancora con il gancio sinistro al corpo Passeri. Credo che comincia a farsi sentire la stanchezza un po' da entrambe le parti. Okay.
No, qui il gancio destro Pastri. Si vede bene in guardia Lupi. Prova il montante sinistro Pastri, bene il sinistro del corpo ancora di Pastri. Bene qui il diretto sinistro per il pugno del Frosinone, ancora bene il gancio destro, ancora il sinistro, poi il destro di Lupi. Prova il montante destro Pastri, deve colpire però con la parte interna del guantone, finisce la seconda ripresa. Seconda ripresa che secondo me si era un po' addormentata nella prima parte, inizio seconda, poi nel finale è uscito un pochino fuori Pastri. Verso il finale. Sì, da qui, da questo sinistro portato da Pastri, poi si è acceso per un attimo il match, bel gancio destro qui stiamo vedendo. E diciamo così, prima parte molto molto meno attiva rispetto al primo round. E ho visto un Lupi più stanco rispetto alla prima ripresa e ne ha approfittato Pastri nel finale, perché fino a quel diretto sinistro entrambi i pugili avevano quasi accettato di stare lontani uno dall'altro. Pugili all'angolo blu, ancora più basso con le gambe ricadute. E intanto Massimiliano, siamo entrati anche in diretta su MS Sport, canale 402 del digitale terrestre. E qui Alberto siamo arrivati invece alla terza ripresa. Terza ripresa, tocca bene con il jab in guardia mancina di nuovo Lupi, poi ritorna di nuovo in guardia normale, all'attacco Pastri, tocca con il diretto sinistro. Prova il gancio destro, il gancio sinistro Pastri, qui bravo Lupi a togliersi il diretto sinistro di Pastri. Si accende il match, siamo arrivati all'ultima ripresa. Entrambi sanno che devono fare un qualcosina in più per portare a casa il risultato. Match sul filo del rasoio fino a questo momento. Bene qui Lupi, bel movimento indietro per rientrare con il diretto destro. Vuoto il gancio sinistro di Pastri. Prova il destro e il sinistro ancora Lupi. Prova il montante destro, poi il gancio sinistro Pastri. Prova il jab, ancora Pastri, diretto sinistro, si muove sul tronco, si abbassa molto sulle gambe dalla vicina della corta distanza Pastri. Tocca con il destro Lupi ora. Prova il sinistro ancora Pastri, poi il sinistro ancora al corpo di Pastri, lavora con il braccio avanti Lupi, si muove sul jab di Pastri, a vuoto il sinistro di Pastri. Qui non trova il bersaglio di poco, il montante destro al volto, Lupi lo trova qui invece, poi il sinistro di Pastri, prova ancora il gancio sinistro e il gancio destro, ancora il sinistro di Pastri. È sul finale della ripresa che esce. Sì, Pastri dice sul finale, abbiamo visto nella ripresa precedente. Prova il lavoro con il jab, ancora Pastri, qui bravo Lupi a togliersi dalla traiettoria del diretto di Pastri. Prova il gancio destro ancora il pugile della Frosinone. Tiene il gomito destro un pochino troppo alto il pugile della Frosinone. Vuole il diretto sinistro, tocca bene il diretto destro Lupi. Bene con il montante destro Lupi. Dieci secondi alla fine, l'attacco Lupi. E finisce il match tra Lupi Di Marco e Pastri Matteo.
All'angolo rosso Lupidi Marco, e gran bel match da una parte e dall'altra, e prima ripresa molto buona sia per Lupidi che per Passeri, seconda un pochino si sono addormentati tutti e due, secondo me poi nella finale è uscito di più Passeri. Terza ripresa si sono affrontati a viso aperto sia da una parte che dall'altra, sapevano che il match era molto equilibrato, ha fatto quel qualcosina in più Lupidi soprattutto nella prima parte del match, poi aveva provato ad uscire un pochino di più Passeri, nel finale ha ridato qualcosina in più Lupidi ed è riuscito a portarsi a casa il risultato. Un peso di 75 kg all'angolo rosso per la società ASD Frontaloni De Dominicis Daniele. Siamo arrivati al settimo match di questa prima parte, la parte legata al mondo AOB, ovvero il pugilato dilettantistico, all'angolo rosso per la ASD Frontaloni De Dominicis Davide, contro di lui per la ASD Torrenova Leonardi Giorgio. Si sarà anche un po' di peso. Di 75 kg praticamente la tua categoria, Mirko, quando eri bambino, però a 11 anni. Categoria Elite prima serie, si combatte senza il casco. Ricordiamo De Dominicis angolo rosso, Leonardi angolo blu. Anche qua strano ma vero. Pugile alto, pugile alto, pugile basso. Bene all'attacco Leonardi. E Dominicis angolo rosso cerca di tenerlo, si mette a distanza, qui tocca bene con il gancio destro di Dominicis, guardia mancina per lui, bello scambio sulla corta distanza tra i due, ora guardia normale entrambi i pugili. Lavoro con i due jab, poi il diretto destro di Dominicis, bene il gancio sinistro, ancora con il gancio destro, poi il gancio sinistro di Leonardi, prova il gancio destro Leonardi, attacco Leonardi, montante destro, gancio destro, poi la risposta di De Dominicis, ancora Leonardi prova il montante destro al mento, non trova però il bersaglio, bravo De Dominicis ad alzarsi, lavoro con il jab di De Dominicis, bravi entrambi a mandare a vuoto l'azione offensiva dei rispettivi avversari. Attenzione ai gomiti Leonardi, uno due di Dominicis, bello il lavoro nel montante destro finale di De Dominicis, molto rapido De Dominicis, lavora con il braccio avanti, ora di nuovo in guardia normale De Dominicis, gancio sinistro di De Dominicis sull'attacco di Leonardi, prova il gancio destro di Leonardi, bel gancio sinistro qui di Leonardi, sai, ora con il jab De Dominicis prova ad andare in attacco Leonardi, ehi,
vince il primo round. Inizia la seconda ripresa, Leonardi angolo blu, De Dominici angolo rosso. Leonardi in attacco, prova ancora con il gancio sinistro. Leonardi risponde De Dominici. Anche se con diverse misure fuggì all'angolo rosso, non si tira indietro, scambia anche la media e corta distanza. Assolutamente. Anche se secondo me quando boxa da lontano gli dà un pochino più da fare a Leonardi, sì. De Dominici. Soprattutto perché poi sembra che sono colpi efficaci anche da lontano. Sì, anche perché poi è molto rapido, soprattutto nel rientrare De Dominici. Abbiamo visto anche nella ripresa quando fa quel passo indietro, poi rientra molto rapidamente sui colpi del suo avversario. E poi Leonardi da vicino pare essere anche discretamente forte, sì. Aveva una discreta potenza. Poi qui col montante destro Leonardi. Qui De Dominici, però la risposta di Leonardi. Diretto destro, ancora il diretto destro di De Dominici, poi a colare da Leonardi sempre con lo stesso braccio. Prova il montante destro e il gancio destro di De Dominici. Bene il gancio destro. Poi ancora De Dominici indietro con il gancio sinistro, si chiudono le corde, si chiude la distanza Leonardi. Bene il montante destro e il gancio sinistro ancora di Leonardi, di De Dominici. Bene qui Leonardi con il gancio sinistro, poi prova la risposta a De Dominici, prova a togliersi dalle corde. Non deve colpire dietro la nuca a De Dominici, no, non deve colpire l'interno del guantone. Ci secondi alla fine del secondo round. E finisce il secondo round. Un botto da una parte dall'altra. Sì. Diciamo che poi quando trovi comunque un pugile come Leonardi davanti che ti carica così con queste fucilate, ti entra anche un pochino la, come dire, subentra l'orgoglio. L'orgoglio, però non volevo proprio dire orgoglio, però sì, subentra quello, dice ok, ma fa cazzotti, facciamo a cazzotti. Thank you.
inizia la terza ed ultima ripresa, subito al centro del ring, entrambi a piedi pari a fare a cazzotti di nuovo. A riprendere dove avevano lasciato. Sì, riprende il match esattamente da come era finita la ripresa precedente. Bel gancio sinistro qui di Leonardi e si muove bene poi sul tronco. Comunque alto ritmo da entrambi le parti. Sì, il ritmo altissimo sia per uno che per l'altro, stanno tenendo un ritmo altissimo proprio, pazzesco. Bravo il montante destro ancora di De Dominici sull'attacco di Leonardi, non si deve colpire però con l'interno del guantone quando mette i ganci, la pugila all'angolo rosso. Leonardi che cerca subito di accorciare la distanza. Sì. Il destro, gancio sinistro qui di De Dominicis. Ancora bene con il destro De Dominicis, però la risposta a Leonardi. Bene ancora il destro di Leonardi, De Dominicis, scusate. Bene uno due ancora Leonardi, poi il destro ancora di De Dominicis. Bel gancio sinistro qui per De Dominicis, colpo forse un po' sentito, accusato, sì, per Leonardi. Ora si carica anche di entusiasmo De Dominicis, era partito subito all'attacco. Un attimo di distrazione per Leonardi e poteva risultargli fatale, ancora bene con il destro De Dominicis. Dominicis sull'attacco di Leonardi, prova a toccare ancora con il gancio destro. Dieci secondi alla fine. Finisce il match, poi bello l'abbraccio tra i due che se ne sono dati di santa ragione. De Dominicis, match combattutissimo sia da una parte che dall'altra, veramente match. Veramente bello, gran bel match sia di Leonardi che fino alla fine. Di De Dominicis, De Dominicis che ha dimostrato di saper fare sia la box dalla lunga distanza che dalla corta, accettando lo scambio comunque contro Leonardi che da vicino portava belle combinazioni, belle bordate anche. Quindi complimenti a De Dominicis per aver fatto secondo me il match quasi perfetto, ecco. Sono d'accordo, un match veramente duro. Siamo arrivati all'ottavo match di questa serata. Penultimo match di serata, caro Massimiliano. Esatto, per quanto match riguarda la hobby. Per la ASD Campagnano sul ring Plus Christian. Contro di lui Coccia Kevin per la Olympic Boxing Gym. Questa è una trilogia perché hanno già combattuto due volte i ragazzi, e la prima volta ha vinto Bloss, la seconda volta ha vinto Coccia
quindi è la bella, diciamo. Oggi fanno la bella, a meno che non esce un pari. Per l'AST Olympic Box Gym, coach Kevin. Ed è tutto pronto. Ricordiamo, angolo rosso plus angolo blu coccia. Inizia il primo round, entrambi in guardia ortodossa. Molto mobili entrambi sulle gambe, categoria 64 kg. Christian plus Christian. Prova con i due sinistri coccia. Bravo, qui coccia fa tre sotto i due ganci di Bloss. Molto mobile e attivo con le gambe e l'osse, mentre Kevin coccia con il tronco e riesce a aiutare i suoi colpi. Poi va al lavoro con il braccio avanti plus. Gancio destro di goccia. Prova il destro plus sull'attacco di goccia. La goccia muoversi sul tronco, poi non trova il bersaglio col gancio sinistro. Bene il gancio destro di goccia. Prova il gancio destro goccia, il gancio sinistro ancora goccia. Bello montante destro di plus al volto. E finisce il primo round, da notare come l'arbitro ha afferrato al volo il braccio destro di plus mentre portava il diretto, gli ha preso la mano. Prontissimo. Sì. Riflessi da pugile per l'arbitro proprio. Bella prima ripresa comunque tra plus e coccia, molto mobili entrambi i ragazzi, si muovono molto rapidamente, molto veloci nelle combinazioni, nelle schivate, nelle rientrate, e coccia che gioca molto di più di tronco e rispetto a plus, plus che si muove molto bene sulle gambe, molto veloce sulle gambe, soprattutto sulla andare indietro per poi rientrare con il diretto destro. Bel primo round. Seconda ripresa. Inizia il secondo round. Plus angolo rosso, coccia angolo blu.
faccia muoversi in prima volta sul tronco, mandare a vuoto il gancio di, del suo avversario. Bene, il montante di il montante elettrico, c'è il montante di lì sulla goccia. Montante sinistro Goccia, però il montante destro ancora Goccia con la corta distanza a cercare il volto, poi bene ancora con il montante di sinistro col destro, risponde con il montante destro al volto anche Plos. Plos sembra aver fermato un po' più le gambe rispetto a come era partita e accettare più lo scambio. Sì, secondo me stava facendo meglio nella prima ripresa quando si muoveva di più. Bene il diretto destro, ancora il gancio destro di Plos. Goccia fa sotto il gancio destro di Plos, fa ancora due montanti destri sotto per poi cercare di chiudere con il montante destro al mento. Tutti colpi solidi quelli di Goccia. Bravo che Plos a togliersi da, dai colpi del suo avversario. Tocca con il montante destro al volto Plos, poi bella risposta di Goccia, bene qui il passoniero, poi entra un diretto destro Plos. Montante destro di Goccia, diretto destro di Plos, bene ancora il diretto destro per Plos. Due bei round fino a questo momento tra Goccia e Plos, bel pugilato anche in questo incontro, in questo match. Vedete che pensavo? Se al posto dei guanti anti-shock con un bendaggio duro, quanti cappocci sarebbero anche nel dilettantismo? Sì. Vabbè, in ambito internazionale, nelle competizioni AIBA, si usa il bendaggio da pro. I guanti non sono quelli da professionista, comunque la differenza tra i colpi comunque si sente. Comunque il bendaggio da professionista fa abbastanza rigida e i colpi sono diversi. Inizia il terzo ed ultimo round, subito l'attacco Goccia, risponde con il gancio destro Plos. Adesso sembra che Plos sia ritornato a muoversi sulle gambe. Deve essere ancora Plos. Poi credo che ci sia stata una ferita. Sì, ma è stata involontaria. Stoppano il match.
Si va ai punti sulle due riprese. Verdetto di parità. Neanche a dirlo, come ho detto all'inizio. Comunque devo dire che l'ho stregato. Si continuerà con all'infinito, caro Mirko. Sì. Beh, ma secondo me ci hanno provato. La continuità del match, comunque il verdetto era incerto ancora, quindi. Sì. Sì, sono d'accordo. Il match era piacevole. Comunque hanno fatto una vittoria alta e il pari. Tocca organizzare la bella. Ci hanno provato, io lascerei così, ok? Una per uno al pareggio, basta, dai. Senti, ma sai, pensavo. Quando lo combatto, se c'è qualche dubbio di attacco. Certo, per te, non raccontare. No, è Alberto lo stregone. Io veramente neanche ho parlato, quindi diciamo che follower lo sta a fare. Sei stato tu a sancire questo verdetto ancora prima che venisse disputato. Solo quando mi gioco mi prendo male. Tu pensa una cosa e fa il contrario, vedrai che fai bene. Tanto tra una risata e l'altra siamo arrivati all'ultimo match di questa serata. Peso 86 kg. Angolo rosso per la società AST Campagnano. Bonifaci Giuseppe. Angolo blu per la società DOS Federide. Colasi Luca. Siamo arrivati all'ultimo match, come dicevo poc'anzi, all'angolo rosso per la AST Campagnano, Bonifazi Giuseppe, contro di lui per la Boxe Sette Ville, Colasi Luca, categoria Elite Seconda Serie. Il peso comincia a diventare importante, 86 kg sul ring per i due atleti. La nuova categoria. Match che può essere deciso da un momento all'altro. Il peso comincia a diventare imponente, 86 kg, devono fare attenzione, tenere bene le mani alte entrambi i pugili. Ed è tutto pronto per questo nono ed ultimo incontro. Angolo rosso Bonifazi, angolo blu Colasi. Prova subito il destro Colasi. Prova a sinistro, il gancio sinistro Bonifazi, non tanto adesso qui di Colasi. Sì.
palla a destro qui Bonifazi, poi esce bene Colasi, destra ancora di Colasi, si chiude in guardia Bonifazi, prova il montante destro, montante destro, calcio sinistro di Bonifazi, montante sinistro di Colasi, vuoto il diretto destro di Colasi, poi a bersaglio nella seconda occasione, ancora un destro per Colasi, non deve tenere il braccio sinistro avanti, teso e fermo Colasi. Montante sinistro, gancio destro, ancora i ganci destri di Colasi, poi il gancio sinistro di Bonifazi, bene il destro ancora di Colasi, testa a testa, sì, si sentono fino a qui le botte che arrivano, meno male che mamma mi ha fatto leggero, no? Parla per te, parlo per me, sì. No, tu li trovi pure più grossi poi, eh sì. Viene mandata all'angolo neutro, sistemato il pantaloncino a Bonifazi, bel destro subito di Bonifazi, lancio sinistro ancora per Bonifazi, sinistro per Bonifazi, poi calcio destro di Colasi, bel destro qui di Bonifazi, poi il destro di Colasi, ancora Colasi con il braccio dietro, poi si lavora ancora sulla corta distanza, bel destro qui di Colasi, forse aveva sentito anche un po' il colpo Bonifazi, sì. Arriva al conteggio infatti, subito il destro Bonifazi, vuoto il destro di Colasi, il calcio sinistro di Bonifazi, finisce la prima ripresa, abbiamo visto che nello scontro l'arbitro non si è messo in mezzo sul finale, per iniziare il secondo round, la seconda ripresa, ricordiamo angolo blu Bonifazi Giuseppe, angolo rosso Colasi Luca. Bene il gancio sinistro, il montante destro di Colasi, poi il sinistro di Bonifazi, tanti colpi da entrambi le parti, sì. Bel montante destro qui di Colasi. Ancora Colasi prova il gancio destro, ancora il gancio destro, montante destro di Colasi. Poi il gancio sinistro di Bonifazi, si muove sul tronco, cerca di evitare i colpi di... Intanto bel gancio sinistro ancora di Colasi. Prova il destro al corpo Colasi, poi la risposta di Bonifazi con il gancio sinistro di Colasi. Montante destro, montante sinistro Colasi, ora lavoro bene qui, montante destro e gancio sinistro, ancora il gancio sinistro di Bonifazi, il gancio destro di Colasi, ora il paradenti di Colasi,
Si riprende con la seconda ripresa. Bene il sinistro di Bonifazi. 1-2 ancora di Colasi. Bravo qui Bonifazi ad abbassarsi sul gancio sinistro di Colasi. Non deve colpire però dietro la nuca del suo avversario Bonifazi. Non si stanno risparmiando nessuno dei due. No Alberto, io credo che stasera un aulin per tutti e due servirà. Si stanno veramente dando una cifra di mazzate, ecco, diciamo così. Prova il diretto destro ancora Colasi. Bene il montante destro nella guardia di Colasi per Bonifazi. Ancora un buon diretto destro qui per Bonifazi, vola ancora il... Tanto continua il match dopo il piccolo blackout che c'è stato qui all'Olympic Boxing Gym. Siamo tornati in maniera più tempestiva possibile sul ring, possiamo sempre vedere Bonifazi e Colasi. Qui intanto un buon montante destro per Bonifazi, l'attacco di Colasi. Prova il gancio destro ancora Colasi, poi il gancio sinistro di Bonifazi, a volte il gancio sinistro di Colasi. Finisce il terzo round. Finisce qui l'incontro tra Bonifazi Giuseppe e Colasi Luca. E ci siamo online Alberto. Massimiliano, ogni tanto mi chiedo come faccio a fare queste cose. Ti sarei attaccato su qualche presa che non dovevi, Alberto, hai fatto zompare la corrente a tutto il quartiere. Poi se gli dici in diretta quello che è, e poi lo smenuisco, capito? E vince all'angolo rosso Colasi Luca. E scusate, Bonifazi Giuseppe, scusate. Ancora un blackout. Sì, lui sta ancora no, in blackout. No, adesso forse ho realizzato che ho chiamato al contrario per tutto il match. Poi per sbagliarmi i nomi li ho scelti quelli piccoli, ho scelto i più piccoli della serata. Categoria Pro 54 kg a
all'angolo rosso Andrea Genello. E si va subito al mondo dei pro. La prima pugilessa chiamata, la prima pugile chiamata sul ring qui all'Olympic Boxing Gym, Andrea Genel, una vittoria. Una vittoria per Andrea Genel contro di lei Maria Cecchi, 6 vittorie, già campionessa italiana, 6 vittorie, 0 sconfitte e 0 pari per lei, per la Cecchi. Maria Cecchi che dopo questo match, se tutto andrà bene, speriamo assolutamente di sì, si lancerà verso l'europeo, Alberto. Ricordiamo, si affronteranno sulla distanza di 6 round da 2 minuti, mi pare. Sì, da 2 minuti. Perdoni, con il futuro al ginocchio. La pugile Andrea Genel. Ringraziamo gli sponsor Eden della Golosità, all'angolo della Rosticino, Monecar, Dumas Pep, Rapolis, DSS Security, per la vita Mario Porconi. Un problema, sì, ha un sostegno sul ginocchio e il commissario gli ha detto di toglierla. Pronto ora per poter iniziare questo primo match nella serata pro qui a Olympic Boxing, all'Olympic Boxing Gym. Ricordiamo, all'angolo rosso Andrea Genel contro di lei la già campionessa italiana Maria Cecchi. Thank you.
È tutto pronto. Inizia il primo round, guardia Mancina per la Cecchi, guardia ortodossa per l'avversaria Genel. Prova il montante destro Genel. Viene intanto cacciato il fotografo da sopra il ring. Lavora con i jab la Cecchi. Bel diretto sinistro di Cecchi. Preso a muoversi ancora il sinistro di Cecchi. Ora un buon sinistro di Cecchi, poi il montante sinistro. Tocca con il jab. Bel sinistro. È il sinistro ancora della Cecchi. Vabbè, il sinistro al bersaglio grande la Cecchi, poi lascia spazio a Genel per muoversi. Prova ancora il sinistro, si chiude in guardia Genel. Prova il gancio destro Andrea Genel. Bel sinistro ancora per la Cecchi. Prova i due jab per poi chiudere con il sinistro la Cecchi. Gancio destro in guardia normale per la Cecchi, poi il gancio sinistro. Tocca ancora con il sinistro la Cecchi. Genel completamente in balia di Maria Cecchi. Finisce il primo round. Vengono invitati ad uscire gli angoli e i due pugili. Seconda ripresa. Inizia il secondo round. Prova a toccare con il gancio destro, ancora un sinistro per la Cecchi, poi il destro. Risponde a qualche colpo ora Genel. Prova il montante destro, ancora il destro e il montante sinistro di Genel. Bene, qui il sinistro, il destro. Bel corso, bel sinistro ancora di Genel. E finisce qui il match. Thank you.
Finisce qui il match di Maria Cecchi, che colleziona un'altra vittoria, la settima su altrettanti match. È bello l'abbraccio tra le due. Abbraccia tutti, lascia. Maria Cecchi. Maria Cecchi, come dicevamo, 7 vittorie su altrettanti match, ora sarà lanciatissima verso il titolo europeo. Ed ora è arrivato il momento di Mirko e il gatto di Carlantonio. È arrivato, come dicevi tu Alberto, il momento di Mirko di Carlantonio. Io vorrei lasciare il timone del commento a questo punto a Mirko. Sarà felicissimo Mirko il gatto dopo di riascoltare le parole. Non lo so. Non so quanto è contento. Però una cosa ci tengo con Mirko a fare, perché lo volevo fare, poi mi è passato di mente, ma preso dalle milioni di cose che avevo da fare. Invece una cosa importante voglio fare con Mirko, intanto che attendiamo il gatto che sale sul ring. Voglio ricordare con te, perché sei stato al suo angolo, Alessio Zangrilli. Sì, Alessio, solo nominarlo mi è venuto il magone in gola. Ci siamo allenati parecchio tempo insieme alla Casa al Bruciato. E solo il pensiero, guarda, vengono i brividi e sono tolte tutte le parole. Quando ha fatto appunto anche il match con te, io mi ricordo un giorno c'era Mirko Carbotti, sì. Là eravamo ai Laghi del Salice, sì. Era il mio organizzato da Vassallo, mi sembra, addirittura non ricordo chi era l'organizzatore, però ricordo che tu eri all'angolo di Alessio, sì, allenavamo insieme, ero un ragazzo che era impossibile magari volergli male, comunque ragazzo così semplice, amico di tutti, e non ci sono parole, guarda. Salutiamo insieme mamma Virginia, perché l'abbiamo sempre nel cuore e la pensiamo sempre. E un giorno ha detto Massimiliano che interverrà su Fighters, sì. Life o Fighters Talk per raccontarci un po' di Alessio, raccontarci con un po' di sorriso, insomma, sì, quello che è stato Alessio, e questo lo speriamo. Non ci dimentichiamo insomma di tutti i ragazzi che abbiamo incontrato nel nostro percorso di vita, perché fa bene ricordarli, fa bene al cuore, fa bene all'anima. Ecco, Alessio è un guerriero, comunque ha sempre accettato match con tutti. Guarda, io ho sempre sottolineato questo. Poi in palestra anche faceva guanti con tutti, con mio fratello, con tutti, e proprio, guarda, non ci voleva. Un piccolo ricordo, mi sembrava doveroso proprio con te, perché insomma sei stato suo compagno di palestra per tanto tempo. Vecchio tempo.
poi ultimamente io ho cambiato palestra, insomma ci eravamo un po' persi di vista, però quando ci incontravamo alle riunioni scattava sempre un abbraccio vero e un saluto e tutti i ricordi che comunque avevamo passato in palestra, perché come dicevamo prima nelle palestre si creano amicizie, nelle palestre, nell'ambito dello sport si creano amicizie diverse da quello che puoi magari trovare fuori, perché si condividono altri tipi di sacrifici, altri... è un rapporto diverso che solo se ci passi poi puoi capire, secondo me. Io ricordo una giornata di guanti, Mirko Carbotti, Fabio Mastromarino e Alessio Zangrilli a Prima Valle, nella palestra di Prima Valle, sì. Tu penso che era il secondo match, era proprio l'inizio, che veniva a fare i guanti con Barzotti. Barzotti, bravissimo. Grande amico Nicolò. E sì, mi ha aiutato tanto durante, ecco, soprattutto di match, poi insomma lui ha smesso, facciamo sempre quanti insieme, sì. Dal maestro Aurelio Pili. Come no, e ricordo io questa scena perché con Bottino Zangrilli feci i guanti sia con Mastromarino, sì, con un giovane Mastromarino proprio che faceva i 69 kg, doveva ancora fare l'esordio, sì, e con Alessio Zangrilli, e subito dopo circa 20 giorni feci proprio il match a Casal Bruciato, sì, la prima volta che affrontai Alessio Zangrilli nella palestra. Mi ricordo che la palestra era una bolgia, sì, una delle più storiche di Roma, comunque una palestra bellissima. Io anche ho combattuto lì solo una volta, che abbiamo tanto seguito all'interno della palestra, sì, tanto tifo, avevamo creato un bel gruppo all'interno della palestra, c'erano comunque parecchi agonisti e insomma la gente ci volevano bene tutti e ci seguivano ogni match quando possibile. E intanto siamo in attesa, credo una piccola pausa, nell'attesa del main event, del secondo match dal secondo match dei professionisti. Sì Alberto, credo una piccola pausa e poi si potrà prendere con il main event, quello tra Vari Gergo e Mirko Di Carlantonio. Intanto salutiamo veramente di cuore tutti coloro che sono collegati sui canali social Fighters Life. Sì, un saluto a tutti quelli, gli amici collegati sui social YouTube, Facebook, Fighters Life, e chi ci sta seguendo dal canale 402 del Digitale Terrestre, ricordiamo canale nazionale MS Sport. E intanto in sovraimpressione va anche il ringraziamento doveroso agli sponsor che hanno contribuito a supportare Mirko Di Carlantonio per questo match. Ricordiamo sempre che gli sponsor sono linfa vitale per un pugile, soprattutto professionista, perché danno modo di poter combattere. Assolutamente sì Alberto, dove in un mondo dove purtroppo il professionista deve spesso spesarsi da solo, anche il pugile avversario che deve venire a combattere, e lo sponsor oggi è ciò che ti permette di portare avanti la tua attività, a meno che non sei un pugile ad altissimi livelli, e soprattutto all'inizio lo sponsor è quello che ti permette di fare attività, Alberto. E purtroppo questo è quello che frena tanti ragazzi che magari vorrebbero passare professionisti ma non possono. Assolutamente sì. Quello purtroppo, hai detto bene, è un problema, perché quando magari poi, ecco, se sei un buon pugile che stai nel giro, in giri importanti, dici chi me lo fa fare, magari deve passare a professionista. Certo. Ultimo incontro della serata. Speriamo che presto cambino le cose. Intanto lo speaker di serata annuncia l'ultimo match. All'angolo rosso Vari Gergo. All'angolo blu Mirko El Gato Di Carlantonio.
pugile alto dalle leve lunghe. Sì, un pugile alto Vari, ce lo diceva anche Mirko nel, diciamo, nel backstage. Io affronterò un pugile molto, molto più alto di me. Eccolo qui, sale El Gato, Mirko Di Carlantonio. Vedo anche una maglietta importante. Beh, diciamo una maglietta molto prestante, molto che sicuramente gli darà uno slancio in più, però. Ma dopo da farità la maglietta, Alberto? Sì, beh, ovvio. Era solo per... A proposito... Purtroppo Alberto, per farsi conoscere, dà la sua maglietta. Io ancora prima o poi mi danno io però vedi qual è la differenza, io non faccio i tutorial o i video, tu ancora io salgo sul ring. Beh, ma io non ho avversari, Alberto, sono troppo bravo per sì, combattere. È rimasto ma dovrei salire troppo di peso, diventerei appesantito, capito? Tanto inizia la prima ripresa, angolo rosso Vari Gergo, angolo blu Mirko Di Carlantonio. Entrambi in guardia ortodossa. E il destro subito di Carlantonio. Pugili esperti comunque, tutti e due. Sì, sì. Parecchi match alle spalle da professionista. 12 vittorie per Carlantonio, due volte sfidante al titolo italiano. Prova il montante destro subito di Carlantonio. Bene l'azione a due mani per anche il pugile romano. Internazionale. Anche sfidante al titolo internazionale, bravissimo. Match che poi ha lasciato con la mano in bocca, sì, un po' tutti. Prova i due jab, Vari. Il gancio sinistro e il montante destro di Carlantonio. Si chiude in guardia Vari. Chiude bene la strada a Vari di Carlantonio. Prova il diretto adesso qui di Carlantonio. Si muove molto sulle gambe Gergo Vari. Prova l'1-2. E qua amico, a mio avviso dovrebbe accorciare un po' la distanza, chiuderlo e non farlo girare più di tanto, tagliare la strada. Sì Alberto, la vedo praticamente come te, anche secondo me dovrebbe accorciare un pochino di più la distanza. E qui deve rimanere attaccato al suo avversario, non deve dargli quella media lunga distanza che sicuramente favorirebbe Vari. Diciamo che Vari. Siamo ancora alla prima ripresa e ci sta che comunque tendi un pochino a studiare anche l'avversario nel primo round, nei primi round, soprattutto perché ecco nel professionismo sappiamo sono più riprese. Il montante destro, ancora il montante destro per Di Carlantonio, però il diretto destro Vari. Finisce il primo round tra Di Carlantonio, angolo blu, e Vari, angolo rosso.
Inizia il secondo round. Subito all'attacco qui di Carlo Antonio. Prova a doppiare montante destro, gancio destro di Carlo Antonio. Non deve spingere Vari. Parte all'attacco Vari, poi qui scivola. Bene, i due montanti per poi chiudere con il gancio sinistro per di Carlo Antonio. Bravo qui ad abbassarsi e muoversi sui colpi di Vari. Il gancio sinistro di Carlo Antonio. Bel gancio destro qui di Carlo Antonio, portato in maniera abbastanza potente dal pugile romano. Continua comunque a pressare, a cercare di accorciare un po' la distanza su Vari. Sembra ha capito la dinamica del match. Ma parte, a mio avviso, parte troppo da lontano con i colpi. Sì. Comunque, pantaloncino in tinta con la tua maglietta, quella di Carlo Antonio. Continua il pressing di Carlo Antonio. All'angolo rosso Vari, poi il diretto e il gancio ancora di Carlo Antonio. Prova ancora il gancio destro di Carlo Antonio, forse questa volta, come dicevi tu, un pochino da troppo lontano. Alberto, bravo qui poi a muoversi sui due jab e il destro di Vari. Il pugilato di Mirko è un pugilato molto più tecnico che da picchiare. Lui gira abbastanza sul ring, anche secondo me diventa molto più letale quando lui gira. In questo match sta trovando un pugile che invece gira come gira lui, quindi diventa un match che deve fare il picchiatore. Beh, diciamo che l'altezza di Vari non permette a Di Carlo Antonio di... E deve stare attento Mirko, deve tenere sulle mani. Viene snaturalizzata comunque la sua box, sì, il suo pugilato. Infatti si trova fuori misura, a volte parte da lontano ma andando a vuoto. Bravo qui intanto con il gancio sinistro a girare, tocca poi con il jab, prova a mandare a vuoto la risposta di Vari di Carlo Antonio. E finisce il secondo round. Finisce il secondo round tra Di Carlo Antonio, angolo blu, e Vari, angolo rosso. Deve mantenere la calma e deve lavorare a piccoli passetti, secondo me, senza correre appresso all'avversario. Sì, perché corre appresso e parte all'improvviso col lancio destro da lontano, ma spesso va fuori misura. Deve creare l'azione, secondo me, arrivare a misura e poi scaricare il gancio destro. Vedremo. Quello che vedremo. Manca adesso all'angolo, il maestro che eliminava l'azione. Inizia il terzo round. Deve un po' muovere anche un po' il tronco. Bravo qui a muoversi sulle gambe. Diretta sotto,
non è semplice quando poi ti trovi sul ring a fare un tipo di pugilato che non è il tuo. No, assolutamente, assolutamente no, non è semplice, Alberto. E... però poi ecco, la bravura del pugile sta lì, essere versatile a 360 gradi, perché non trovi mai lo stesso avversario davanti, devi cercare di padroneggiare un pochino tutti i tipi di box, perché ecco, magari trovi un pugile più alto di te che non ti fa fare il tuo pugilato, devi comunque riuscire ad adattare il pugilato sul buon destro, esatto, per di Carlo Antonio. Qui tocca con il montante sinistro Vari. Questa è la cosa bella del professionismo, comunque conosci già l'avversario magari qualche tempo prima e hai modo di lavorare nello specifico. Sì, esatto. Mentre magari un dilettante, fai un torneo e trovi uno alto, uno basso, un mancino, un picchiatore, e quindi devi saper fare un po' tutto. Non deve fermarsi al colpo singolo. Con il gancio sinistro di Carlo Antonio sul destro di Vari. Come struttura fisica Massimiliano sembra, e Mirko, sembra molto maggiore di Carlo Antonio, sì, l'avversario. Sì, assolutamente sì, Alberto, io lo avevo notato, poi non mi sono dimenticato, mi è passato di mente dirlo, ma parono sicuramente due categorie differenti. Sì, proprio come struttura fisica, come tutto, insomma. Qui a vuoto con il gancio destro di Carlo Antonio. Sì, a parte l'altezza, comunque, anche fisicamente... Sì. Cioè, non è che dici, sai, Vari, sì, è alto e snello, comunque anche fisicamente, bene o male... È anche prestante. È bravissimo. Hanno più o meno la stessa struttura fisica, solo che varia qualche centimetro in più. Di Carlo Antonio a mio avviso dovrebbe essere più sciolto con le gambe per avvicinarsi, quello troppo contratto. Vabbè, il gancio sinistro del montante destro ancora di Carlo Antonio, finisce anche il terzo round. Vediamo se metterà un po' il piede sull'acceleratore in questa quarta ripresa. Ricordiamo che poi Mirko di Carlo Antonio combatterà anche nella serata di Emiliano Marsili. Sì, Mirko che comunque ci ha abituato più volte a match molto, molto ravvicinati, e il titolo internazionale mi pare che è arrivato a circa 10 giorni dopo, sì, il secondo, sì, il titolo italiano. 10 riprese con Papa Sindolo, dopo io 10 giorni, 2 settimane, ha fatto 12 riprese, non so, dai, il titolo, facendo poi un ottimo match, sì, quella sera atterrando l'avversario. Anche se secondo me il capolavoro lui l'ha fatto all'ancora. Sì, devo dire, bravissimo, la prima volta che affrontava Papa Sidoro all'ancora, lui lì secondo me un punteggio, un atterramento all'inizio, poi invece tutto in salita, dove ha dimostrato tanto cuore, grinta e voglia di vincere. E io ancora continuo a ribadire che lì lui meritava il titolo italiano. Sì, nulla togliendo a Papa Sidoro, anche secondo me. Senza, bravissimo, senza nulla togliere a Marco Papa Sidoro, però lì se c'era da meritare, meritava più Mirko di Carlo Antonio, come al secondo scontro a mio avviso meritava molto più, Papa poi Sidero. Cosa che ha vinto, che è avvenuta, meritava molto più Marco Papa Sidoro. Pensiero personale. Sì, sì, a me il match, secondo me invece è un gran bel match di Carlo Antonio contro Malvitano. Anche quello, bravo Massimiliano, fu anche quello un bel match, anche perché si affrontavano veramente due, un tecnico e un picchiatore. Due italiani sul ring con voglia di vincere. Gran bel match quella sera, sia da parte di Christian che di Mirko. Sì, sì, sono questi i match che fanno appassionare. Sì, assolutamente.
Tanto parte all'attacco Vari, una sfuriata a due mani per ha preso, sta prendendo coraggio Vari. Prova il gancio sinistro qui di Carlo Antonio, poi l'attacco di Vari con il sinistro e il destro, subito indietro il gatto. E poi ribadiamo sempre Massimiliano e Mirko che commentare con delle cuffie o un microfono è un conto, stare sul ring è tutta un'altra storia. Sicuramente è più difficile stare qui a commentare. Almeno per Mirko. Eh sì, per me sì, lì solo magari mi sento a mio agio. Lo tocca con i jab di Carlo Antonio. Parte all'attacco Vari. Sì, Mirko ogni tanto ha questo modo di boxare con le mani basse. Però è il suo modo di fare, anche magari se alza le mani non si sente sicuro, è più rigido e prende colpi che magari non avrebbe preso con le mani basse. Bene, qui il montante resto di Carlo Antonio, finisce anche il quarto round. Arrivati alla quinta ripresa, cari Mirko ed Alberto. Lavora con i jab per poi cercare di chiudere con il destro di Carlo Antonio, qui il clinch da parte di Vari. Prova il diretto destro di Carlo Antonio, non trova però il bersaglio. Bene, qui di Carlo Antonio. L'attacco Vari, prova poi il gancio sinistro Mirko con l'attacco del suo avversario, ancora vuoto il destro, deve stare attento, bel destro a ribadire di Vari, ancora un destro di Vari, non deve far perdere coraggio all'avversario. Cosa, accende un po' il match? Sì. Devi rimanere concentrato però Mirko, non farsi prendere dalla foga. Bravo che a muoversi sul destro di Vari, di Carlo Antonio, proprio il gancio destro, il montante di sinistra, ancora il montante destro di Carlo Antonio. Bene qui di Carlo Antonio, costretto al clinch Vari per fermare l'azione del suo avversario. Vari subisce molto i colpi, gli accusa parecchio i colpi sul tronco, sui fianchi. Prova a rispondere Vari ai colpi di Carlo Antonio. Thank you.
Prova ancora. Un pugile esperto, Vari, riesce sempre a svincolarsi in qualche modo. Più di 40 match all'attivo al momento per Vari Gergo, quindi comunque un pugile che sul ring ci sa stare. Sì, non dà bersaglio facile. Tanto passata anche la quinta ripresa, siamo arrivati, se non erro, all'ultimo round e mi pare che sono sei round che affrontano sulla distanza dei sei round di Carlo Antonio e Vari. Siamo arrivati all'ultimo round, l'ultima ripresa. Parte subito dall'attacco di Carlo Antonio, prova con i montanti al corpo. Prova al destro, sempre a cercare il bersaglio grande di Carlo Antonio. Prova al destro Vari, non trova però il bersaglio. Tocca con il jab di Carlo Antonio, poi il montante destro, tocca con il jab Vari. Prova a toccare con il destro il bersaglio grande ancora di Carlo Antonio, poi allunga la distanza il pugile romano. Lancio sinistro, diretto destro per Vari che tocca ancora con il diretto destro. Prova il montante sinistro di Carlo Antonio. Qua l'ha sentito, ancora accusato da parte di Vari. Subito a legare in clinch qui Vari. E si stufa anche di correre dietro a Vari di Carlo Antonio. Prova i due montanti, poi il gancio, ancora il diretto destro di Vari. Bene il montante destro ancora per Di Carlo Antonio, un bel montante destro ancora per Di Carlo Antonio. Poco meno di mezzo minuto alla fine di questo incontro. Bravo qui Mirko a muoversi sul tronco e finisce il match tra Mirko Di Carlo Antonio e Vari Gergo. Okay.
l'angolo blu, Mirko El Gato di Carlantonio, dopo un bellissimo match tra Bari Gergo e Mirko Di Carlantonio, che riesce a portarsi a casa il risultato più ambito, quello della vittoria. E Massimiliano, con le immagini della figlia di Mirko che sale sul ring, credo che possiamo ringraziare innanzitutto Mirko Scrocchia Garbotti per essere stato qui con noi e averci fatto compagnia in questa serata di qua nella casa tua, si può dire, no? Sì. Grazie a voi, è stato un piacere e buona serata a tutti. Massimiliano, come diciamo sempre, Fighters Live, the next generation of fighters. Buonanotte a tutti. Notte. Say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight.